organizzazione sanitaria. E quindi questo è avvenuto alla fine della Resistenza. Uno non ci pensa, ma c'è stato un discorso anche sui problemi della salute. E quindi probabilmente c'è stato anche durante tutta la Resistenza. Adesso diciamo quello che sappiamo storicamente, è stato che il Comitato di Liberazione del Veneto ha posto il problema della sanità universale pubblica e in particolare della creazione delle unità sanitarie locali. Comunque di questo ne parliamo e diciamo abbiamo chiesto a Pier Giorgio Duca, che è stato anche presidente di Medicina Democratica, ma soprattutto era un allievo del professor Macaccaro, e che il professor Macaccaro è stato un uomo della Resistenza, nella zona di Pavia per la precisione. E quindi, oltre questo, ha naturalmente impostato un discorso di teoria e pratica della salute che noi riteniamo fondamentale e sul quale si è fondato Medicina Democratica e direi non solo. Quindi a questo punto io darei la parola a Pier Giorgio Duca, che fa un'introduzione. Dopo seguiranno delle altre relazioni, cercando di stare dentro in tempi ristretti, delle altre relazioni che riguardano alcuni temi fondamentali che sono venuti fuori e sono stati organizzati, diciamo bene, nel periodo pre e iniziato e iniziale della legge di riforma sanitaria e che oggi abbiamo visto essere messi molto in crisi. E questo adesso non la faccio lunga, abbiamo poi il tempo di parlarne successivamente. Quindi direi, Pier Giorgio, se vuoi cominciare. Ok, buongiorno, buona giornata a tutti. Io cerco, cioè io ho già mandato il pezzo scritto un po' con qualche errore di battitura, come si dice, ma al di là di quello non penso di poter fare l'intervento che ho scritto e ho preparato qualche diapositiva e adesso provo a fare questa operazione di farvi vedere lo schermo. Adesso speriamo che la cosa funzioni. Allora, questa. Lo vedete? Sì, sì. Benissimo. Niente, come diceva Fulvio, siamo in una situazione un po' particolare. Quindi mi è venuto in mente che insomma, l'impostazione è quella, sì, vogliamo festeggiare, perché è sicuramente anche una festa, ma poi anche celebrare, ricordare e soprattutto riflettere sulla liberazione. Cioè tutti in questo periodo stanno parlando dicendo che nulla sarà come prima. In realtà non sono i fatti che cambiano le cose, ma sono le azioni delle persone. Quindi se non ci sono le giuste azioni per cambiare, non basta il fatto del coronavirus per cambiare la situazione in cui viviamo. E allora quello su cui ho portato un po' la riflessione è questa serie di cose, che prima di tutto la liberazione è stata sì una vittoria militare, perché c'era l'invasione nazista, c'era la dittatura fascista, ma è stata anche una vittoria culturale. E su questo io metterei molta attenzione e focalizzerei su questo aspetto. In effetti, il fascismo non sarà una religione, ma è uno spirito nuovo e una concezione totalitaria che investe tutta la vita e deve governare tutto il pensiero. Cioè questo cosa vuol dire? Questa è una frase che aveva detto Giovanni Gentile, il filosofo che ha sostenuto in molte fasi il fascismo e che quindi dava una base culturale e che lui la metteva chiaramente.
Il fascismo che sosteneva Gentile si articola poi nel manifesto degli intellettuali fascisti che ha fatto firmare a una serie di intellettuali nel 1925, nel contributo che ha dato al giuramento per la pace, di fedeltà alla patria e al fascismo del 28-29, gli insegnanti della scuola, di cui lui è stato per 4-5 anni ministro dell'istruzione. E poi nel 31 questo giuramento è stato esteso ai professori universitari. 1251 soltanto 18 rifiutarono di firmare, di aderire a questo giuramento, perdendo le cattedre, lo stipendio, le pensioni. Salvo gli ebrei che l'avevano già persi per altro motivo, ma sempre per il fascismo. Cioè, quindi, questo dibattito, questa presenza culturale è importante. È importante perché appunto cercava di permeare, di occupare tutta la società, di renderla un pensiero unico. E contro questa ci sono stati anche qualcuno, oltre ai 18 professori che non firmarono, ci furono anche le persone che si ribellarono a questo e firmarono il 1 maggio del 25 anche già il manifesto degli antifascisti, no? Cioè quello redatto da Benedetto Croce. Cioè, quindi lo scontro fra culture, assumendo anche per un attimo che quello fascista potesse essere chiamato una cultura, in parte lo era, veramente caratterizzava il periodo e quindi ha caratterizzato anche la vittoria contro il fascismo, è stata la vittoria di una nuova cultura. Allora ho ripensato, io sono qui sul Lago Maggiore, sono vicino, anzi la nostra zona era nella Repubblica dell'Ossola, e ho pensato, sono andato un po' a rivedermi che cosa è successo in quel periodo. Una repubblica che è durata 40 giorni, non di più, ma in cui si sono sviluppati molti di quei semi e sono stati gettati quei semi che poi diventeranno la nostra Costituzione e poi faranno dire appunto che eravamo indirizzati a un nuovo futuro, a costruire un nuovo futuro. E la personalità a cui ho pensato è quella di Gisella Floreanini, che era una persona che aveva un padre socialista e che si è impegnata, è stata la prima ministra praticamente, perché si occupava nella Repubblica dell'Ossola dell'assistenza e dei rapporti con le organizzazioni popolari, mutue, istituti contro gli infortuni, organizzazioni assistenziali e culturali dei lavoratori, imponendo una visione e proponendo questi sono gli scritti, i dibattiti che avvenivano e sono avvenuti fra i rappresentanti del governo della Repubblica dell'Ossola, una visione moderna dell'assistenza su basi democratiche, basata sulla collaborazione con le comunità locali, quindi il decentramento, modificando il criterio della beneficenza e basandosi sulla gestione decentrata dell'assistenza e collegando le 32 amministrazioni comunali che costituivano questa esperienza. Esperienza che durò dal 7 di settembre al 23 di ottobre, quando i tedeschi rioccuparono l'Ossola e distrussero questa. Ma questo è un fatto, questa è stata un'azione dei partigiani insieme, lo vedete qua, poi ne riparlo, a quella che fu fatta alla fine, come richiesta in effetti già nel 1943 ci sono le prime discussioni e messa a punto di documenti su quello che doveva essere la sanità, ma ufficialmente nel 1945, nel settembre, il CLN del Veneto dà incarico a una commissione presieduta da Augusto Giovanardi di affrontare il problema della sanità.
Subito allora andiamo ad un passaggio nel tempo. Questa è la base a cui ci ricolleghiamo per festeggiare e riflettere sulla giornata della liberazione che viene domani. Ma siamo anche per parlare di qual è il ruolo che ha avuto l'importanza data alla medicina e alla sanità, e sicuramente non possiamo prescindere da quello che è stata la storia della sanità, della salute e della medicina negli anni 60 del Novecento. E qui è abbastanza importante, ho preso queste cose da Cosmacini, che abbiamo invitato a partecipare, ma si è sentito un po' stretto, insomma, io non riesco da qui al 24 a preparare una cosa. E quindi faccio riferimento a quello che lui ha scritto anche recentemente. Qui sottolineava, dice, guardate che negli anni 60 siamo alle prese, c'è una medicina completamente nuova, una medicina che finalmente comincia a fare delle cose. C'è un prontuario farmaceutico di 17.000 farmaci, attenzione, non tutti e neanche nella maggior parte dei casi efficaci, ma sicuramente molto di più di quelli che avevano i medici degli anni 50, 40 o 30. Quindi la meningite, la tubercolosi, l'endocardite maligna, le infezioni generali, broncopolmoniti, per cui si moriva fino al 42, al periodo della guerra, evolvono adesso negli anni fine 50, 60, verso la guarigione. Il morbo di Addison, grazie a un farmaco potentissimo trovato, il cortisone, messo a punto in quel periodo, è contenuto. L'anemia perniciosa, la scoperta delle vitamine, della B12, non è più tale, non è più un'anemia perniciosa. E i chirurghi intervengono sul cuore e sul cervello, i neonatologi sostituiscono il sangue dei neonati che hanno problemi di incompatibilità materno-fetale, gli psichiatri intervengono con i nuovi farmaci che hanno attività sulle curve mentali, con tutti i problemi che poi solleverà Zaglia. Sonde, raggi, microscopi che riescono a indagare i visceri, a studiare le cellule, a studiare le molecole. Cioè siamo di fronte a una nuova medicina. In quel periodo, anni 50, si è avuto anche quella che si chiama l'inversione epidemiologica, ovvero il fatto che non si moriva più per le malattie infettive. Con la scoperta degli antibiotici, dei sulfamidici, venne sconfitta la mortalità, soprattutto infantile, per malattie come diarree, la dissenteria e le polmoniti. E poi viene il 1978, preparato da impegni che io vi riporto nel testo che ho scritto, fra cui anche Maccaro, ma sicuramente una persona importante per questa iniziativa fu anche Alessandro. Pier Giorgio, dovresti alzare un po' la voce, per favore. Oh sì, della scuola dell'Università di Perugia, che si mise molto di impegno e con il contributo di Maccaro per la definizione di ciò che doveva essere il servizio sanitario, su che cosa si doveva basare. E lì viene affrontato il problema di che cosa siano le unità sanitarie locali. E quindi il 78 è un anno fondamentale sia per l'Italia, perché con la legge 833 nasce il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche perché l'OMS nel 1978 pubblica un testo importante, un po' visionario, ma soprattutto illusionario, che è Sanità per Tutti nel 2000. Era un testo, quello della conferenza di Alma-Ata, che impegnava tutti i governi del mondo per sostenere, per realizzare la pace universale,
di difendere la salute delle popolazioni, allestendo in tutti i paesi quello che era il servizio sanitario di base. L'OMS insisteva sulla necessità di quella che oggi chiameremo una medicina di territorio, di una medicina non basata sugli ospedali, sulle cose, ma proprio basata sul continuo rapporto con la popolazione, con l'attenzione alla prevenzione delle malattie e così via. Quindi capite, il 68 fu un anno molto importante per questo. Poi ci fu il 92, 96, 97. Beh, sono tre anni in cui che cosa succede? Nel 92 ci sono le due leggi di riforma della riforma che comportano l'aziendalizzazione delle unità sanitarie locali diventate ASL, aziende sanitarie locali, con i vincoli di bilancio, con i direttori generali, quindi una degenerazione del sistema. E che il sistema sarebbe degenerato, beh, lo si poteva intuire, perché già nel 78, dopo una breve pausa in cui fu Tina Anselmi, ministra della salute, poi dopo l'organizzazione e l'implementazione della riforma sanitaria fu affidata al nuovo ministro della sanità, che era Renato Altissimo, un ministro del Partito Liberale Italiano, l'unico partito che aveva votato contro nel dicembre del 78 all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, questo è un aspetto che sottolinea bene Giorgio Cosmaccini, dice, beh, non è stata una grande cosa utile affidare a un personaggio di questo genere l'implementazione, e questo fece nascere sotto una cattiva stella fondamentalmente il nostro servizio sanitario. E anche Giovanni Berlinguer, vedete qua cosa scriveva, dice: attenzione, la vera e propria istituzione, dopo il grande dibattere che si era fatto negli anni 70, con i contributi che ha lasciato anche nei suoi scritti sul significato dell'unità sanitaria locale come ruolo, come luogo di partecipazione della popolazione alla promozione della propria salute, Giovanni Berlinguer, per quanto riguarda la vera e propria istituzione delle unità sanitarie locali, disse, beh, fu consumato un compromesso non certo storico fra la proposta della DC di creare delle vere municipalizzate, delle aziende municipalizzate della sanità, quindi vedeva le URL come quelle che poi sarebbero diventate le aziende. L'insistenza del PSI, e questa è una malattia che conosciamo, il PSI, di ottenere moltiplicatori per la rappresentanza politica, e l'inclinazione del PC a vederle come luogo della stimolare la partecipazione popolare alla tutela della salute. Ovviamente questa fu la posizione minoritaria. E poi veniamo dal 79-80 e l'affermazione del neoliberismo con la famosa scuola di Chicago. Beh, qui c'è il dilagare del mercato e l'aggressione ai servizi sanitari con la Banca Mondiale, che pone dei notevoli vincoli contro la dichiarazione di Alma Ata del 78 dell'OMS, parte una nuova politica. Vengono finanziati dei progetti verticali. Si dice no, noi non finanziamo l'istituzione di servizi di base, non facciamo cose di questo genere. Allora erano diffusi ancora i cosiddetti medici dei piedi scalzi di derivazione cinese. No, noi non finanziamo queste cose, e finanziamo dei progetti che si impongano su dei temi molto ben definiti. E a quel punto questo comportò, e fu una osservazione fatta e pubblicata da Lancet, da una rivista prestigiosa della medicina, che disse, bene, abbiamo compromesso lo sviluppo dei sistemi, dei servizi sanitari
nei paesi in via di sviluppo, come si diceva allora, con questo tentativo, con questa imposizione, sulla base, attenzione, sulla base di che cosa agiva la Banca Mondiale? Beh, sul fatto che questi paesi, chissà come mai, erano tutti molto indebitati. E in relazione a sostenere il debito di questi paesi, la Banca Mondiale, un po' come la Troica con la Grecia, poneva dei vincoli precisi. Dice, vabbè, se voi volete fare un servizio sanitario, fatelo, ma noi non vi diamo niente. Se volete dei finanziamenti, dovete rinunciare a questo e dovete fare quello che vi diciamo noi. Ecco come si è articolato la catastrofe nei paesi in via di sviluppo, in cui studi hanno dimostrato che era aumentata la condizione di non salute della popolazione, anche con il successo di alcuni programmi di ricerca, che però erano serviti più che altro per far arrivare dei finanziamenti. Sapete come erano i sistemi di finanziamento dei progetti nei paesi sottosviluppati, che andavano fondamentalmente ai nostri produttori, i quali partecipavano a questi programmi ricevendo dei lauti guadagni, senza lasciare sul terreno spesso niente di realizzato, salvo che il comprasse la borghesia locale. Su questo siamo andati avanti perché il neoliberismo non si è fermato al 1980, con l'elezione della Thatcher in Regno Unito nel 79, di Reagan nel 1980 negli Stati Uniti, e con la scuola di Chicago che sostenne nell'ultima fase il governo Pinochet nel Cile, si formò un'idea che fu quella di, che anche nella popolazione, cioè quella di non perdere l'occasione, soprattutto in relazione alla famosa crisi del 2008 successiva, non perdere un'occasione per attaccare i welfare e i servizi sanitari non più nei paesi in via di sviluppo, ma anche nei paesi occidentali, quelli che avevano in Spagna, in Grecia, nel Regno Unito e in Italia. Quindi, E come si articola oggi l'attacco ai servizi sanitari? Beh, lo sappiamo, con le assicurazioni, con la cosiddetta sanità integrativa, con la famigerata legge 31 di formigoniana memoria della Lombardia eccellenza nella sanità, che portò il privato a rappresentare il 40% delle prestazioni sanitarie. Quindi è tutta una manovra che si è sviluppata per anni e anni, a partire, diciamo, dalla fine degli anni 70, e che oggi ancora si manifesta. E come si manifesta? Beh, io ho riportato alcuni esempi. Il sofosbuvir. Se vi ricordate, il sofosbuvir è quel farmaco che è stato inventato ed è molto efficace nel trattamento dell'epatite C. L'epatite C è una malattia infettiva del fegato che comporta un'evoluzione in alcuni casi verso la cirrosi grave, che comporta la necessità di trapianto epatico per chi ci arriva in fase terminale, e soprattutto anche per chi ha una cirrosi è più a rischio di sviluppare un epatocarcinoma. Quindi il sofosbuvir è un farmaco di buona efficacia. Ma come è nato il sofosbuvir? Il sofosbuvir non è stato prodotto dalla Gilead, la multinazionale che su quello ha costruito le sue fortune, ma è stato prodotto da una start-up, ovvero da una azienda, da una piccola iniziativa di studenti e professori universitari
che si sono messi insieme a studiare queste cose e hanno tirato fuori questa molecola. Questa molecola che con i finanziamenti pubblici, no? Lavoravano su finanziamento pubblico fatto dal National Institute of Health, dai National Institute of Health degli Stati Uniti. Ma nel 1980 fu approvato il Bayh-Dole Act. Il Bayh-Dole Act che cos'è? È una legge che permette ai ricercatori dell'università di diventare proprietari di ciò che la loro attività produce in termini di ricerca. Capite il problema? Loro lavorano in un contesto pubblico, in un contesto di finanziamento pubblico. Quando arrivano al risultato, questo risultato può diventare un bene personale, individuale del ricercatore. E grazie a questo la Pharmaset, che era la startup messa in piedi all'università di Emory, questa startup vendette il brevetto di Sofosbuvir alla Gilead per 11 miliardi e mezzo di dollari, notevole guadagno. E poi questi, la Gilead, mise sul mercato il Sofosbuvir in un modo molto particolare. Ottenne, dopo che finì le ricerche, ottenne la possibilità di commercializzazione dalla Food and Drug Administration e lo mise sul mercato a $80,000 la confezione per gli Stati Uniti. L'Italia con l'Europa riuscì a spuntare grazie al fatto che ci fu una trattativa con AIFA, a spuntare un prezzo di €40,000. L'Egitto ottenne l'uso del Sofosbuvir a €200. E come si giustificava la Gilead di fronte a questo? Beh, le fabbriche, le multinazionali del farmaco portano sempre avanti le enormi spese di ricerca. In questo caso avevano comprato la ricerca già fatta. Avevano un po' come dire che avevano comprato il biglietto vincente da quello che dice, vabbè, io ho il biglietto vincente, te lo vendo perché ho bisogno di soldi, e loro lo comprano. Non cercare di comprare tutti i biglietti per sperare che quello vincente sia quello che compri, no. Tu aspetti e vai a comprare direttamente il biglietto vincente della lotteria. Loro hanno fatto così e lo teorizzavano anche, diceva, è molto più economico fare un'operazione di questo genere che spendere un sacco di soldi nella ricerca. La ricerca del Sofosbuvir, fatti i conti dalla Gilead, era costata $800 milioni. Su questi $800 milioni loro ne avevano speso 11 miliardi per comprare la Gilead. Come? Una ricerca che costava $800 milioni, tu l'hai comprata per 11 miliardi, dov'è il guadagno? Eh no, loro hanno guadagnato in 3 anni $35 miliardi dal Sofosbuvir e hanno realizzato nel 2005 un profitto del 55%, che è una quota di profitto dell'industria farmaceutica che guadagna moltissimo, però si ferma generalmente al 30-35%. Il 55% è una cosa da marziani anche per le multinazionali farmaceutiche. Questa è la storia del Sofosbuvir, che vede insieme, vedete, una serie di manovre che hanno fatto sì che prima Reagan, di fatto prima nella legislazione, è stato anche l'anno 1980 in cui una sentenza degli Stati Uniti dichiarò che era brevettabile, che cosa? Erano brevettabili anche microrganismi, genomi e tutto, la materia vivente, quello sul quale si diceva non si poteva porre una proprietà privata. Invece nel 1980 una storica sentenza della Corte degli Stati Uniti dichiarò che un virus non ha niente, al di là del fatto che è una cosa vitale, ma
però non ha niente che non possa essere brevettato, e come tale questo portò alla brevettabilità dei delle sementi, cioè tutto un sistema che congiurò per far nascere e per sviluppare quello di fronte al quale noi ci troviamo ora, che è il pensiero unico neoliberista, la globalizzazione. Lucentis e Avastin è un altro esempio di come l'industria farmaceutica si oppone e mette in crisi i servizi sanitari, perché Lucentis e Avastin sono due farmaci che si sono dimostrati tutti e due efficaci per il trattamento della degenerazione maculare senile, quindi che porta alla cecità. E questi due farmaci, di cui uno specifico, Lucentis, e l'altro era di fatto usato per il trattamento di una forma tumorale intestinale, per cui, ma erano praticamente la stessa molecola. E ci fu un grosso dibattito, ricordo ancora negli anni all'inizio del 2006-2007, la regione Emilia venne portata in tribunale da Novartis e dall'altra che produceva Lucentis, perché aveva detto: scusate, ma la Avastin costa 10 volte di meno del Lucentis, perché non possiamo usarlo e raccomandarlo per il trattamento? Fa la stessa cosa. Quelli nostri opponenti dicono: no, non è vero. Mentre in tutti i casi le industrie farmaceutiche si danno da fare per promuovere l'uso off-label, quindi per nuove indicazioni che non sono quelle per le quali hanno ottenuto il diritto di commercializzare il farmaco, ma per cose che si scoprono successivamente, e questo è un allargamento dell'uso del farmaco, in questo caso si erano opposte. E quindi avevano preferito fare un cartello, le due farmaceutiche, pur di difendere i loro profitti. Il TRIPS è un tentativo di ovviare a questo, cioè che quando, un po' come nel TTIP, si prevedeva di ammettere che le industrie farmaceutiche potessero portare in tribunale anche gli stati e dimostrando che questi avevano preso delle posizioni che compromettevano i loro interessi, che minacciavano i loro profitti o che magari semplicemente avevano ridotto il valore delle loro azioni in borsa, un po' come fecero con il governo, credo, del Guatemala, che aveva lanciato una campagna contro il tabagismo e proponendo quello che in Europa siamo abituati a vedere sui pacchetti delle sigarette, a tutte le immagini più raccapriccianti possibili per dissuadere soprattutto i giovani dal fumare. E in quel caso la Philip Morris, credo, i produttori hanno portato in tribunale il governo dicendo: guardate come sono andate a finire le nostre azioni, c'è stato un calo, quindi voi ci avete danneggiato. Questo è stato sufficiente per condannare il governo. Quindi questo cosa dice? Dice che esiste una tendenza a far prevalere in tutti i contesti l'interesse del profitto, l'interesse delle multinazionali, l'interesse delle farmaceutiche, su quello che è l'interesse degli stati. Siamo partiti dalle proposte della liberazione per il servizio sanitario, e qui siamo alla situazione di subordinare il servizio sanitario agli interessi delle multinazionali. E il TRIPS è un tentativo di moderare queste cose. Si dice: guardate, va bene la brevettabilità dei farmaci, però lì dove i governi intravedono una necessità nazionale, un po' come, se si scopre qualcosa, ricordate che cosa ha tentato di fare
Trump. Ha cercato di comprare una start-up tedesca che sembra avesse in mano un possibile vaccino per il coronavirus, e imponendo, dice: voi lo vendete a noi, però non potete darlo a nessun altro, perché noi lo prendiamo a queste condizioni. Ecco, il TRIPS è un tentativo che è stato fatto, è una legislazione che permette ai paesi, lascia questa scappatoia, si può evitare il brevetto se c'è un farmaco che è di uso generale ed è stato tentato, nel caso di Lucentis e Avastin, di fare appello a questo. Ma che cosa succede? Succede che l'unico paese che è in grado, che ha attuato una strategia di questo genere, ha invocato il TRIPS per, un po' come nei paesi del terzo mondo, quando sull'uso dei farmaci di ultima generazione contro l'AIDS, che costano moltissimo, ma che a un certo punto si dice: beh, ma ci sono le fabbriche indiane che le producono in forma generica, perché non le possiamo diffondere? Dopo un tentativo di portare in tribunale i governi, fatto delle multinazionali, si è un po' andati indietro su questo, perché si dice: vabbè, non è una cosa che ci fa guadagnare molto rispetto delle persone. Quindi, ma l'unico paese che è riuscito e che sistematicamente pone il problema quando c'è un farmaco che viene proposto dalle multinazionali e che aggredisce un sistema, una malattia molto diffusa di interesse nazionale, l'India pone questo vincolo, dice: e noi lo facciamo generico. Perché? Per l'interesse nazionale. Ma è l'unico paese che abbia questa capacità di agire. Nessun altro ha mai lavorato in questo, anche se le occasioni per farlo ci sarebbero. E arriviamo poi alla medicina oggi. Medicina oggi dobbiamo così fare, così avere un po' l'idea di che cosa è lo spillover a proposito del coronavirus. Vi ho detto che negli anni 50 c'è stata l'inversione epidemiologica, sono diminuite le malattie infettive e si è pensato per anni, fino all'esplosione dell'AIDS, che fu un altro spillover, avvenuto nel 1908. Il passaggio di un virus dagli animali selvatici all'uomo. Ma di questi spillover, nel periodo che va dal 1879 al 2019, se ne sono avuti finora contati, quindi quelli che si conoscono, sono 17 spillover. Ci sono state 17 malattie infettive di questo genere, cioè provocate da virus o da batteri presenti nella fauna, presenti negli animali selvatici e trasmessi all'uomo. Beh, questo è un problema che ha riportato d'attualità l'attenzione alle malattie infettive, non più solo le malattie degenerative, quelle da inquinamento, quelle da lavoro e così via, ma il ritorno del spettro della peste, delle malattie infettive. E il coronavirus è uno di questi. Se noi andiamo a guardare nel documento che vi ho mandato, vedete, c'è un breve grafico finale, fa vedere come dal 1870 al 2020 ci sono questi 17 eventi di spillover, ma questi non sono uniformemente distribuiti nel tempo. Questi si concentrano soprattutto nell'ultimo ventennio. Negli ultimi 20 anni si è avuto un eccesso, un numero di questi eventi di spillover molto più nuovi, fino ad arrivare al coronavirus. Quindi questo ci sta dicendo che cosa? Che le condizioni in cui viviamo stanno rendendo più facile questo fatto e che l'umanità di fronte a questo fatto non è molto attrezzata.
non siamo molto più attrezzati di quanto non lo fossero nel 1349 contro la peste nera, e non facevano altro che scappare da dove si manifestava, chiudersi, evitare e tornare il più tardi possibile sul luogo dove era esplosa la peste. Bene, noi siamo ridotti a fare quello. Il sistema che abbiamo dovuto applicare in assenza di ogni altra possibilità di intervento è ancora quella. Quindi è un ritorno e quindi una medicina, questa medicina che ci aveva lasciato un po' nel 60, no, con tutti questi magnifici, nel 67 ricordate il Barnard e il trapianto cardiaco, bene, oggi dobbiamo rimettere un po' le carte in altro modo. E l'ultima cosa che volevo richiamarvi, ne parlo un po' di più nel documento che vi ho mandato in giro, è l'RSA, le residenze sanitarie assistenziali, cioè quelle per gli anziani. E Mario Tomasini, anche qui ci ricollega, chi era Mario Tomasini? Mario Tomasini, molti di voi lo conoscono, conosciuto attraverso Macacaro, era un assessore alla sanità, è stato anche maestrato dal welfare e soprattutto era un partigiano, era un ex partigiano, ma probabilmente i partigiani, un po' come gli alpini, non si considerano mai ex. Quindi era un partigiano e che condivideva le idee da cui siamo partiti, condivideva quella cultura che abbiamo visto come filo rosso in tutto il percorso e che si oppone alla cultura nera sconfitta col fascismo nel 1945, ma che non è sconfitta per niente se ricompare nel 1979-80 e in questi anni. E Tomasini che si era dato da fare in particolare sull'RSA, non solo, ha chiuso il Belfortrofio, ha chiuso il manicomio di Colorno, era andato a Gorizia da Basaglia per farsi spiegare un po' di cose e poi come assessore, come personaggio dell'amministrazione pubblica aveva chiuso il... Ma quello che si pone di fare è anche quello di dire: gli anziani non possono vivere negli ospizi, gli anziani non possono vivere reclusi in situazione, gli anziani dovrebbero vivere in case adatte a loro, e mise in piedi una serie di esperienze, di cui una molto, molto bella è il recupero di un paesino sull'Appennino, in cui con la possibilità, non un paesino in cui vivessero soltanto gli anziani, un reclusorio o un ghetto, no, mettendo insieme giovani e anziani, ma dando agli anziani degli spazi adeguati per poter vivere la loro vita in una situazione di controllo, con una situazione di presenza di figure sanitarie e sociali che potessero 24 ore su 24 assisterli, e con un costo che veniva, cioè il costo mensile di questi condomini, perché erano anche dei condomini, oltre che di questo villaggio che aveva restaurato sull'Appennino, era di 500 euro al mese chi poteva pagare, chi non poteva faceva meno. Ma ecco, per dire come siamo ricchi di personaggi che hanno avuto le loro radici nella lotta di resistenza e che possono mantenere questi ideali e che sono sempre quelli contro i quali devono combattere. Ora siamo in un'epoca in cui si dice che nulla sarà come prima, ma se non ci diamo da fare nella giusta direzione, anche questo rimarranno solo delle parole. Ok, ho finito. Grazie Giorgio, metteremo naturalmente il tuo intervento sul sito, chi vuole lo va a leggere, a riprendere. Adesso facciamo alcuni interventi, più brevi per favore, su delle situazioni che sono state di punta, per dire così.
e che hanno determinato delle iniziative e dei servizi che sono stati effettivamente molto importanti. Parlo della prevenzione nei luoghi di lavoro, parlo della salute mentale, parlo della salute della donna. Della salute mentale parliamo sia della salute mentale degli adulti che della salute mentale dell'età evolutiva. E quindi cominciamo dalla prevenzione, in particolare la prevenzione nei luoghi di lavoro, con i servizi di prevenzione, dando la parola a Edoardo Bai, che è un medico del lavoro, poi lo conoscono tutti. Prego, Edoardo. Grazie, buongiorno a tutti. No, io volevo solo ricordare che nel dopoguerra la mutua è sorta imitando un'iniziativa dei gruppi operai che avevano fatto le casse mutue. No, e per cui questa è stata presa perché in un rapporto di forza in cui la vittoria della guerra aveva dato spazio ai partigiani è stato concesso un'assicurazione. Edoardo, anche tu dovresti parlare più forte. Un'assicurazione obbligatoria, no? Mentre dai partigiani e da Geronardi veniva avanti un'altra idea che superava l'assicurazione, che era quella di delle... Non c'è più? Sì. Mi sentite? Sì. Sì. Mi sentite? Sì. Ah, va bene. Ah, va bene. Sì, sentiamo tutti. Superava il concetto di assicurazione, ma andava verso quella che sarebbe stata la riforma sanitaria, cioè un sistema sanitario nazionale, pubblico, aperto a tutti quelli che ne avevano bisogno. Questa idea non è stata raccolta dal Parlamento subito, ma è stata raccolta dal Movimento Operaio. Mi rifaccio a una famosissima rivista, libretto, pubblicato da CGL Cirlovil di Torino per opera di Oddone e del consiglio di fabbrica della Fiat, che era la nocività si abbatte, la salute non si vende, che ha provocato una serie di rivendicazioni enormi in tutta Italia, che aboliva il principio che vigeva prima, che era quello di pagare il nocivo. Nei contratti di lavoro tutti gli accordi prevedevano il pagamento dei lavori nocivi. Si è rifiutato e si sono aperte la stagione delle lotte sindacali contro la nocività, rendendo con il famoso dibattito che c'era anche parallelo nelle università sul significato della prevenzione, perché fino allora l'unica prevenzione che erroneamente veniva chiamata prevenzione era quella degli accertamenti sanitari, cioè degli screening, no? Screening contro il tumore all'utero, screening contro anche il tumore polmonare che poi non ha funzionato, eccetera, eccetera. Questo discorso ha generato una serie di indagini che erano l'antesignano della partecipazione, anzi in un certo senso il rovesciamento, perché in realtà le indagini partivano dalle fabbriche e non erano gli operai che partecipavano alle indagini sanitarie fatte dal Sistema Sanitario Nazionale, ma erano alcuni tecnici alcuni studenti che partecipavano alle indagini promosse dai consigli di fabbrica. Sono degli esempi clamorosi, no? Posso dire Trento con la partecipazione dei sociologi dell'Università di Trento, posso citare l'ACNA, lì ho partecipato io a questa indagine fatta dal gruppo di lavoro a mine aromatiche che erano gli operai dell'ACNA Cesano Maderno. Posso citare l'ultima famosa fatta da Casson come pubblico ministero in un processo al Policlinico di Marghera, nel senso che c'era una indagine fatta dall'Istituto Superiore di Sanità su una coorte di operai, cioè sugli operai che la ditta aveva trasmesso all'Istituto Superiore di Sanità, che diceva non c'era niente. Dopodiché una famosissima lettera di un operaio che faceva la pulizia
delle autoclavi e quindi si intossicava dal cloruro di vinile monomero, Portolozzo, che poi è stato ucciso sotto un camion, aveva invece dimostrato semplicemente che invece la cosa c'era. La lettera diceva: eravamo in 8, sono rimasto uno io, solo io, gli altri 7 sono morti di cancro al fegato. Fatto scuola questa cosa. Questa spinta ha generato una legge che però è arrivata dopo. Prima è stata applicata di forza e dopo è arrivata una legge che è quella del statuto dei diritti dei lavoratori, che dava la possibilità ai consigli di fabbriche e agli operai singoli anche, non solo di partecipare, ma di iniziare un'indagine sull'ambiente di lavoro di fabbrica, chiamando all'interno della fabbrica con diritto di entrare e di fare un sopralluogo, una cosa assolutamente impossibile anche oggi, se non dagli organismi ufficiali, chiamando i tecnici esterni di loro fiducia. Famoso articolo 9 dello Statuto dei lavoratori di origine socialista. Ogni tanto i socialisti lì non c'era Craxi, facevano anche delle cose buone. Questa cosa ha generato la spinta verso la formazione di alcuni presidi sanitari di zona, fatti in alcuni comuni che hanno deciso di iniziare come un protocollo nuovo, insomma, no? Il primo è stato Corsico, di ci ho lavorato io, lo dico perché mi piace ricordarlo, è nel 72. Dopodiché è arrivato Sesto, poi sono arrivati in Emilia Romagna, cioè c'è stato un fiorire di centri di salute situati sul territorio, che hanno dato origine alle USL, unità sanitarie locali, che gli operai chiamavano USEPA, perché sono finite, adesso non c'è più. Queste strutture sono cresciute, non sono neanche morte, perché ci sono anche oggi, no? Sono nelle ATS, poi vi dico come è evoluta la situazione. In realtà, questa idea delle unità sanitarie locali e delle indagini con la partecipazione popolare è stata introiettata dentro, inserita dentro la riforma sanitaria del 78, no? Con la istituzione delle unità sanitarie locali, che non vedevano solo la medicina del lavoro, ma tutta la medicina di base, che anzi era anche associata agli interventi sociali, per cui erano unità sociosanitarie. Faccio in breve, se no mi dite che sono lungo. Questa cosa qui ha cominciato ad essere smontata nel momento in cui i rapporti di forza fra gli operai e le industrie hanno cominciato a cambiare, esattamente subito dopo il 78, con quello che ricordava Duca, cioè con l'ingresso del neoliberismo nella politica economica del mondo. E come hanno fatto a cambiarla? Semplicemente hanno tolto l'Anselmi e hanno messo in mano al Partito Liberale l'applicazione della riforma sanitaria. In quel momento si discuteva molto, per esempio, le unità sanitarie locali erano al servizio dei lavoratori. Questo influenzava tutto, anche la giustizia, per esempio, perché nei processi che c'erano stati si considerava il datore di lavoro come un debitore di salute, mentre l'operaio era il creditore di salute. Cioè i servizi messi in piedi a livello territoriale erano servizi di parte, dovevano sostenere la partecipazione degli operai e anche dei cittadini, erano dalla loro parte. Questo discorso è stato poi smontato ideologicamente, nel senso che c'è stato poi il ritorno della reazione a questa cosa che sembrava troppo avanzata, per cui teoricamente si è passati al discorso che questi servizi non potevano essere di parte, dovevano essere statali e quindi dovevano stare equidistanti dalle due parti, cioè dall'industria e dal movimento operaio. Dopodiché hanno cominciato a fare le controriforme,
La prima è stata quella di affidare le unità sanitarie locali non a concorsi pubblici, ma a politici che però venivano, venivano dibattuti e eletti abbastanza democraticamente, perché c'era ancora il sistema proporzionale. Dopodiché si è passati addirittura all'elezione diretta dei dirigenti dell'unità sanitaria locale da parte delle persone politiche, cioè della politica. Si è rotto il sistema unitario nazionale, nel senso che si è affidata l'applicazione della legge 833, che ormai non esisteva più praticamente, alle regioni. Si è tolto a questo punto non solo l'imparzialità statale e l'equidistanza fra il movimento operaio o i malati e il sistema e le industrie, ma addirittura si è passato alla trasformazione in aziende di quelle che erano le unità sanitarie locali, con un progetto di smontaggio del sistema sanitario nazionale che era stato esplicitato molto, molto apertamente dal Fondo Monetario Internazionale, che aveva dato alcune direttive per la modifica dei sistemi sanitari mondiali, per esempio con i ticket out of pocket, no? Per esempio con la disgregazione della sanità verso la periferia, perché era più facile trattare economicamente con i piccoli comuni che con lo Stato, e con l'incoraggiamento a costruire nuovi ospedali chiudendo i vecchi e facendo dei grossi investimenti, che erano ovviamente pasto agli investimenti dell'industria privata. Questo è proprio molto velocemente. In realtà non è che oggi la prevenzione sia sparita e neanche che siano spariti i servizi. I servizi hanno avuto una crescita fino al 75-76, fino a subito dopo il 78, dopodiché sono stati bloccati come tutto il resto, come gli ospedali, per cui se sono 20 anni almeno che c'è il blocco del rinnovo degli organici di questi servizi di prevenzione, che non sono solo quelli dei vicini del lavoro, che sono quelli dell'igiene pubblica, che sono quelli dell'igiene mentale, sono quelli di tossicodipendenze, è il dipartimento di prevenzione, che è stato di nuovo riaccorpato in grandi aggregazioni, perché le unità sanitarie locali erano molto piccole. Le ATS di oggi sono enormi, quella di Milano, per esempio, provincia, è di 3 milioni e mezzo di abitanti. Questa trasformazione ha burocratizzato il lavoro. L'altra cosa che è intervenuta per fermare la crescita e l'acquisizione di nozioni tecniche che sono necessarie per gestire la prevenzione è stata la divisione operata anche, secondo me, anche strategicamente, fra la medicina del lavoro e l'ambientale. C'è stato addirittura un referendum in cui gli ambientalisti hanno appoggiato questa divisione, secondo me tragica, perché ha indebolito la prevenzione. Oggi la parte sanitaria della prevenzione ambientale è completamente o quasi completamente trascurata. Se voi vedete i nuovi progetti di insediamenti produttivi o anche i progetti di modifica della città, degli insediamenti abitativi, vedrete che seppure la legge dice che è obbligatorio verificare l'impatto sulla salute pubblica delle nuove attività, questa parte è assolutamente o quasi ignorata. Perché ci sono anche delle cose culturali, cioè nelle servizi di medicina del lavoro o dell'igiene pubblica, che sarebbero quelli che devono aiutare l'ARPA, non sono stati introdotti concetti tecnici nuovi, tipo una valutazione del rischio sanitario. Non sono in pochi che la sanno fare, perché non viene insegnata all'università, né vengono fatti corsi appositi, per cui c'è
una volontà autodidattica per fare questa cosa. Io finisco dicendo, è stato un guaio, perché? Perché nei progetti, nell'evoluzione dell'unità sanitaria locale, si stava saldando una alleanza che andava dagli operai all'inquinamento esterno ai prodotti. Io mi ricordo, io sono modesto, faccio solo quello che mi ricordo di aver fatto, non lo dico, quelli che non conoscono lo so. Mi ricordo quello del PCB a Trezzano. Cioè, il PCB a Trezzano era finito nel latte in polvere della Nestlé. Questa ha fatto ovviamente agitare tutta Trezzano, dove c'era la roggia inquinata che faceva inquinare le pascoli delle mucche, i quali davano del latte alla Nestlé inquinato da PCB. Questa cosa ha immediatamente fatto scattare l'alleanza fra i consumatori e le mamme soprattutto. Gli inquinati, cioè gli cittadini di Trezzano, perché avevano sentito la roggia inquinata, e gli operai. Tanto che quando io sono andato a fare un sopralluogo per verificare dove stavano questi rifiuti che venivano gettati nella roggia Moggio, la ditta mi ha accompagnato e ha detto non c'era niente, non c'erano rifiuti. Dopodiché è arrivato quello del consiglio di fabbrica che ha detto no, guarda che rifiuti sono qua, mi ha preso per la mano e mi ci ha portato. Cioè questa cosa ha funzionato poco, perché poi dopo, per esempio, nella famosa vertenza sulle amine aromatiche di Cengio, sviluppata dal consiglio di fabbrica, da alcuni sindacalisti della CGIL e da un prete operaio che si chiamava Don Biglia, quando c'è stata la crisi economica, c'è stata una frattura fra i contadini che erano arrabbiati e i cittadini che erano arrabbiati contro la fabbrica, la dovevano chiudere perché gli aveva rovinato la raccolta, e Don Biglia e il movimento operaio. C'è stato uno scontro che continua tutt'oggi. All'Ilva si vede, cioè c'è una potenziale alleanza fra gli operai e quelli del quartiere Tamburi, se non sbaglio, però in realtà c'è un braccio di ferro fra i due, ci sono due esigenze che si scontrano, e questo ha indebolito il discorso che invece stava andando avanti in maniera molto, molto forte all'epoca. Io mi fermerei qui con questa cosa. Direi che bisogna riprendere quel movimento che aveva cercato di andare oltre le unità sanitarie locali. Io mi ricordo di un progetto fatto, credo, anche da Medicina Democratica, c'era anche il buon Aurora con me e con altri a fare un incontro con chi l'aveva proposto, in Emilia-Romagna, con un centro, una unità sanitaria locale fatta dai medici di base in collegamento con gli specialisti, ma solo per consulenza, perché l'ultima cosa da fare era ricoverare i malati, se era possibile curarli a casa oppure addirittura all'interno dell'unità sanitaria locale dove c'erano alcuni letti, con il supporto degli specialisti, un po' quello che stanno rifacendo adesso con la spinta sui medici di base di curare il corona a domicilio, per ovvie ragioni. Io direi che questa storia del corona deve insegnare che, perché poi è evidente, che nei posti dove è più forte la medicina del territorio, il contagio ha avuto meno vittime. Nei posti dove invece c'è stata la massima centralizzazione, la Lombardia è l'esempio più clamoroso, le vittime sono molto di più. Io avrei finito. Grazie Edoardo. E proseguiamo con il discorso che riguarda la salute mentale, per cui darei la parola a Angelo Barbato, che è un ricercatore dell'Istituto Mario Negri, psichiatra, ed è anche uno dei responsabili del Forum per il diritto alla salute. Bene, grazie.
io farò un discorso breve e farò alcuni accenni che possono collegare le tematiche della salute mentale, il rinnovamento che c'è stato a partire dagli anni 60 e 70 in Italia, non solo in Italia, in questo ambito, con l'esperienza dell'antifascismo della Seconda Guerra Mondiale, cosa che non tutti sanno. Io poi purtroppo dovrò andare via perché alle 6:30 c'è un'altra videoconferenza della campagna Dico 32. Allora, prima di tutto, c'è un collegamento tra la scelta antistituzionale che si fece in Italia nel 1978, quindi la scelta di cambiamento del modo di accostarsi ai disturbi mentali, e la resistenza? Beh, un collegamento c'è ed è innanzitutto si trova nella biografia di Basaglia. Non tutti sanno che Basaglia nel 1943, quando era a Padova, studiava a Padova, faceva parte di un gruppo studentesco antifascista. Era molto giovane, aveva 18 anni. E in questo gruppo studentesco c'era un informatore del governo repubblichino che denunciò i suoi compagni studenti e Basaglia fu arrestato. Basaglia trascorse 6 mesi in carcere, poi fu liberato nel 1944. Beh, lui dice che l'esperienza carceraria, anche se breve, fu per lui un qualche cosa che l'aiutò a maturare la convinzione che un approccio anti-istituzionale fosse necessario per trovare un modo diverso di accostarsi ai disturbi mentali. Ma in altri, voglio far notare che in altre persone che ebbero un ruolo importante nel rinnovamento della psichiatria in Italia e fuori dall'Italia, esperienze maturate nella lotta antifascista e nel corso della guerra furono importanti. Jervis, per esempio, psichiatra collaboratore di Basaglia, anche se poi la sua strada si separò da quella di Basaglia. Jervis faceva parte di una famiglia piemontese, di Valdesi, e suo padre, Guglielmo Jervis, era un responsabile delle formazioni partigiane di Giustizia e Libertà. In Francia, colui che ideò la psicoterapia istituzionale, cioè un primo tentativo di utilizzare metodi psicoterapeutici nell'ambito delle istituzioni, per cambiando, diciamo così, anche qui l'approccio manicomiale, era François Toscelès. François Toscelès era uno psichiatra spagnolo, catalano per la precisione, che era interessato agli studi psicoanalitici, che fu un militante nelle brigate che difendevano il governo repubblicano spagnolo quando ci fu la rivolta franchista, faceva parte di un movimento trotskista e fu esilio e fuggì quando Franco vinse, fuggì in Francia. E in Francia maturò la sua esperienza di psicoterapia antistituzionale nel manicomio di Saint-Alban, dove fu colpito profondamente dal fatto che durante l'occupazione tedesca e durante il regime di Vichy, lo stato di abbandono in cui venivano lasciati i malati mentali produsse alcune decine di migliaia di morti in Francia. E in Inghilterra, voglio far notare che Maxwell Jones, che fu colui che introdusse la comunità terapeutica e presso cui si formò Basaglia, era cresciuto e si era formato nell'esperienza di nascita del Servizio Sanitario Nazionale Inglese che fu istituito dal governo Attlee, da Aneurin Bevan. E l'impulso dato dalla creazione del Servizio Sanitario Nazionale in Inghilterra nel 1946 diede anche impulso a queste esperienze di iniziare a vedere un superamento dell'ospedale psichiatrico. Quindi questo è importante. Ed è importante anche perché noi non dobbiamo dimenticare che la psichiatria, soprattutto in Germania ma anche in Italia,
la psichiatria istituzionale manicomiale si schierò in misura molto netta col regime fascista. Donaggio, che era presidente della Società Italiana di Psichiatria, scriveva sulla difesa della razza e sosteneva che la psichiatria doveva aiutare la razza a migliorarsi, e il miglioramento avveniva attraverso l'istituzione manicomiale, perché il manicomio separava coloro che, essendo malati di mente, potevano danneggiare la salute razziale dell'Italia, e quindi in questo modo la psichiatria faceva parte della battaglia del fascismo. E alcuni firmatari del manifesto degli accademici fascisti erano psichiatri e sostenevano l'eugenetica, come per esempio Pende, che anche se non era psichiatra era un sostenitore dell'eugenetica. Quindi ci fu una reazione a questo tipo di impostazioni, da cui nacquero le prime avvisaglie di quell'approccio anti-istituzionale che poi si è sviluppato nel 1978 con la legge 180. E io voglio ricordare che anch'io, nella mia storia, siccome io non sono giovane, quindi ho cominciato a lavorare come psichiatra nel 1974, avevo 25 anni, allora si iniziava a lavorare molto giovane. Io ho vissuto tutta l'esperienza antistituzionale, dall'ospedale psichiatrico ai servizi territoriali, poi successivamente ai dipartimenti di salute mentale. Ma nella mia storia personale ho avuto modo anche di incontrare, casualmente, persone che di questa transizione dal periodo fascista al periodo della resistenza e alla ricostruzione del dopoguerra, persone che avevano interpretato anche un passaggio della cultura nell'ambito dei disturbi mentali da una visione biologistica, organicista e razzista a una visione diversa. Io sono nato a Palermo e lì mi sono laureato. E lì a Palermo io conobbi, quando ero ancora studente, il professor Gastone Canziani. Gastone Canziani era triestino, era un medico di formazione, ma successivamente divenne psicologo ed era un militante politico, perché fu uno dei fondatori del Partito Socialista in Sicilia. Ed era stato emarginato dal governo fascista perché non aveva voluto prestare il giuramento di fedeltà al regime. E ricordo tra l'altro che uno degli aspetti della cultura che introdusse il fascismo con la riforma Gentile fu quello di ostacolare la crescita della psicologia in Italia, perché Gentile diceva che la psicologia era una pseudoscienza. E Canziani univa il fatto di essere socialista al fatto di essere uno dei primi italiani che si interessarono di psicologia ed ebbe una delle prime cattedre di psicologia a Palermo nel 1950. E quindi anche lui univa questo aspetto di un rinnovamento culturale e di un legame con la lotta politica e con la lotta antifascista. Poi, come sappiamo, nel 1978 arrivò la legge 180 e la concezione di una psichiatria di comunità che si contrapponeva a quella istituzionale, però ricordiamo che Basaglia sostenne sempre che l'ottica antistituzionale non si esauriva certamente con la chiusura degli ospedali psichiatrici, perché nella psichiatria e nel ruolo sociale che spesso ha la psichiatria era intrinseco un rischio di istituzionalismo che c'è tuttora e forse anche sta ritornando. E quindi la necessità che un atteggiamento anti-istituzionale dovesse essere un filo rosso culturale che univa i professionisti della salute mentale. E io credo che oggi noi dobbiamo chiaramente capire che c'è bisogno di rinnovare un atteggiamento anti-istituzionale, perché molte cose da questo punto di vista sono andate indietro nella psichiatria e fuori dalla psichiatria. Quello che sta emergendo oggi in relazione al problema del coronavirus sulla situazione delle RSA ci sta facendo capire che c'è bisogno di una ripresa di una battaglia antistituzionale che va e che non deve essere interrotta, e non bastano le leggi a sancire una
battaglia antistituzionale. Quindi io direi che dal punto di vista culturale, quello che oggi serve nei servizi di salute mentale, che hanno subito gravi ridimensionamenti e gravi involuzioni, non dappertutto, ma in molte parti dell'Italia, è primo di capire che l'atteggiamento anti-istituzionale deve essere un atteggiamento che fonda scientificamente l'approccio ai problemi di salute mentale. Secondo, che c'è stato un ritorno di povertà biomedica nell'ambito dei servizi psichiatrici, che non ha favorito degli sviluppi ulteriori rispetto a quelli che noi ci attendevamo dopo la legge 180. Quindi va ripreso dal punto di vista scientifico una critica serrata al riduzionismo farmacologico. E questo lo dice chi lavora in un istituto, oggi, dopo aver lavorato tanti anni nei servizi psichiatrici, oggi lavora in un istituto che sull'uso critico dei farmaci fa una delle sue bandiere culturali e scientifiche. E il fatto che noi oggi ci accorgiamo che ci sono in Italia 80.000 persone nelle RSA e che ci sono RSA che hanno 650 posti letto, questo ci deve fare riflettere. E ci deve fare riflettere anche il fatto che l'involuzione di alcuni modelli di approccio che esistono nei servizi di salute mentale anch'esso merita una rinnovata battaglia culturale. Ora, io non voglio essere riduttivamente pessimista dicendo che sono tornati i meccanismi manicomiali. No, io credo che sia irreversibile quello che è accaduto in Italia 40 anni fa. Però i meccanismi istituzionali possono persistere fuori dai manicomi. Possono persistere in qualunque contesto e persistono. E quindi insieme a un rinnovamento scientifico che valorizzi di più gli approcci psicologici, psicosociali, riabilitativi e riduca l'invadenza farmacologica, di queste cose oggi c'è bisogno. E c'è bisogno che noi lo facciamo ricordando anche le radici di cui parlavo prima, che sono state alla base anche dei mutamenti culturali nel campo della salute mentale in Italia e fuori dall'Italia. E qui mi fermo e ringrazio tutti dell'ascolto. Grazie Angelo. Grazie. Credo che questa... Io devo lasciarvi ora perché c'è l'altra videoconferenza. Sì, lo so. Mi piace. Vediamo dopo. Vediamo dopo, arrivederci. Sì. La maratona prosegue e vediamo allora come le donne cambiano l'istituzione o hanno cambiato o continuano a cambiare. E quindi parliamo dei consultori con un'operatrice che si chiama Lucia Cassanelli, che ha un'esperienza appunto nei consultori. Fra l'altro mi sembra di avere visto Ida Finzi, che è una figura storica delle lotte e delle iniziative nei consultori. Quindi magari le chiediamo se vuole di prendere la parola. Grazie, intanto... comunque sto volentieri a sentire. Bene, la parola a Lucia. Ecco, buonasera, mi sentite? Non so se mi sentono. Sì, mi sentite? Sentiamo. Ah, ok, grazie. Sì, sentiamo. Sì, bene. Ecco, allora, io vi parlerò brevemente della nascita dei consultori familiari e della loro evoluzione. E farò riferimento alla mia esperienza nella realtà milanese, quindi esperienza di diversi anni in uno dei consultori pubblici della città. Ecco, prima cosa che vorrei farvi presente che, io stesso sono in pensione, comunque il lavoro che è stato fatto dai consultori della città di Milano in tutti questi anni è una
è stato un lavoro molto importante e direi che comunque è un patrimonio da tutelare. E, come dire, però poco conosciuto, poco valorizzato, e poi periodicamente ci sono stati anche momenti di attacco rispetto ai lavori fatti. Quindi, nonostante questo percorso così, insomma, anche un po' alla luce delle motivazioni che sono già state citate, comunque i consultori resistono e comunque per cose fondamentali continuano a portare avanti, a rispondere ai bisogni di salute delle donne. Ovviamente parlare dei consultori vuol dire andare a ritornare a quelli che sono stati gli accadimenti negli anni 60, inizio anni 70, rispetto alle lotte popolari e le lotte dei movimenti femminili che hanno, come dire, messo in evidenza e portato all'attenzione anche del legislatore dell'importanza che ha il voler essere ascoltate anche per quanto riguarda la salute, in particolare un'attenzione al corpo in modo diverso rispetto al passato, e quindi ovviamente oltre alla tutela della maternità, però anche considerare sempre il doppio ruolo che ha avuto la donna, quindi l'essere madre, anche l'aspetto della combinazione della gestione familiare e la famiglia, e questo con tutto ciò che comporta questo anche nelle relazioni intrafamiliare. Comunque tutti aspetti connessi al tema della salute, faccio riferimento a quella che è stata la definizione di salute dell'OMS, quella del 1948. Quindi questa, diciamo, esigenza, questa volontà da parte delle donne ha portato, secondo me, all'istituzione di un servizio molto importante, ma anche molto moderno in questo senso. Allora, la legge nazionale, che, come voi sapete, che è la 405 del 75, di questa legge io voglio solo farvi presente quelli che sono gli scopi. Allora, lo scopo della legge. Sento un rumoraccio. Mi sentite? Sentiamo, però c'è il rumore, sì. Ah, ok, allora volevo porre la vostra attenzione rispetto alla legge istituzionale, la legge 405 del 75, innanzitutto gli scopi, perché cioè, ovviamente viene citata l'importanza della tutela della donna, della gravidanza e quindi del neonato. Ma l'aspetto innovativo è che finalmente si può parlare di contraccezione, quindi il servizio può dare le informazioni e la somministrazione dei metodi contraccettivi proprio come strumento per la prevenzione delle gravidanze indesiderate, ma poi pone anche l'accento sul fatto che l'utilizzo di questi mezzi può portare, dà la possibilità alla coppia o alla donna di decidere il momento in cui si sente pronta ad affrontare la gravidanza, quindi si sente pronta a intraprendere il ruolo cosiddetto genitoriale. Ecco, e oltre a questo ovviamente l'assistenza psicologica e sociale per quanto riguarda come dire, le relazioni intrafamiliari, quindi l'aiuto alla coppia, alla famiglia nel momento in cui possano comparire quelli che sono i normali conflitti all'interno del nucleo familiare. Ecco, questi scopi
mettono in evidenza quello che è stato, diciamo, un compromesso tra quelle che erano le stanze femminili e poi quelle che erano invece le stanze più della, diciamo, dell'orientamento cattolico, che era più attento alla, alla famiglia. Ecco, sempre della legge vi voglio portare, vi voglio ricordare che la legge nazionale, la legge quadro, poi delega alla regione una propria legge. E inoltre l'altro aspetto è che è permessa la gratuità della prestazione, quindi un accesso libero, come dire, è gratuito non solo per i cittadini italiani ma anche per gli stranieri residenti o temporaneamente soggiornanti sul territorio nazionale. Ecco, quindi, come dicevo prima, questa legge poi dà avvio alla legge regionale e ogni regione ovviamente legifera in base alla, comunque alle peculiarità del proprio territorio, comunque anche all'intento politico. Ecco, un'altra cosa che volevo mettere in evidenza è che a livello nazionale c'è una distribuzione di questo servizio diciamo disomogeneo, perché mentre sono più diffusi al nord e al centro Italia, sono meno diffusi in alcune regioni del sud. E già questo, diciamo, che si potrebbe considerare una prima grossa criticità da un punto di vista, diciamo, nazionale di considerazione di questo servizio. Ecco, invece, poi tornando alla legge della regione Lombardia, che è la 44 del 76, vi leggo il titolo perché poi questo mi dà la possibilità di mettere in evidenza un altro aspetto molto importante che trovo anche innovativo rispetto al periodo su cui stiamo parlando. La Regione Lombardia dice che con questa legge si istituisce il servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia. Ecco, l'importanza di questa legge che pone poi al primo punto delle finalità che il cittadino ha bisogno e diciamo che il servizio deve contribuire a accompagnare la persona per la sana e responsabile espressione della sessualità in un armonico sviluppo della persona. Quindi l'aspetto nuovo è proprio quello di mettere in evidenza l'importanza anche per la salute della persona, la considerazione della sessualità. E diciamo che per noi operatori del servizio la sessualità è considerata come l'integrazione di tre importanti fattori: l'aspetto biologico, l'aspetto ludico e l'aspetto relazionale affettivo. Ecco, poi sempre la legge regionale mette in evidenza poi mette in evidenza ovviamente le prestazioni che devono svolgere gli operatori e indica quelli che sono gli operatori, i professionisti, mentre la legge nazionale dà delle indicazioni su quelle che sono le discipline che devono diciamo intervenire per la gestione del servizio, qui invece vengono specificate le professioni. Adesso io vi leggo. Allora, ovviamente il ginecologo, la figura del ginecologo, ginecologa, gli psicologi, l'ostetrica, l'assistente sociale, l'assistente sanitaria. Però sempre la legge dice che se il territorio, i bisogni portati dall'utenza richiedono la necessità di altri professionisti, ecco che l'equipe può essere integrata. Ci devo vedere. Ecco, per cui nella realtà milanese al gruppo di base dei professionisti sono state inserite altre figure nel tempo. Vi posso citare l'andrologo, perché è subentrata una fase in cui si è vista la necessità di occuparsi anche in modo diverso della popolazione maschile,
e poi il mediatore linguistico-culturale. Questo perché, come potrete dedurre, la città di Milano, come altre città importanti dell'Italia, comunque è diventata una città multietnica, per cui per poter accogliere al meglio l'utenza straniera era importante avere la presenza dei mediatori linguistico-culturali proprio per facilitare la comunicazione tra gli operatori e gli utenti. Ecco, poi dopo mi soffermerò sull'importanza che ha avuto la metodologia di lavoro in questi servizi. Ecco, un altro aspetto significativo riportato sempre dalla legge è la presenza, la partecipazione e la gestione sociale. Quindi per la gestione del servizio per la gestione e la programmazione del servizio era importante la partecipazione degli utenti, degli operatori, ma anche degli organismi esterni, quali sindacati, rappresentanza anche del movimento femminile, anche gli organi dei collegi della scuola e consigli di fabbrica. Quindi tutte quelle entità che hanno connotato proprio il servizio come un servizio molto radicato sul territorio, come se ci fosse un collegamento continuo, ecco, col territorio, sempre con l'obiettivo di rispondere al meglio ai bisogni portati dalla popolazione, dagli utenti. Ecco, poi ovviamente prima citavo le prestazioni, dalle prestazioni previste da questa legge, poi ecco che gli operatori si sono, attrezzati, hanno dovuto prendere in considerazione quello che è stato richiesto poi da altre leggi importanti in questa fase, quindi la legge sul nuovo diritto di famiglia, la legge per l'interruzione volontaria di gravidanza e poi ecco che poi la riforma sanitaria, di cui comunque sono già state dette le cose importanti, però rispetto al servizio vorrei ribadire il fatto che la riforma sanitaria mette in evidenza l'importanza dell'educazione sanitaria che deve essere erogata dai servizi e il consultorio da subito, da sempre, essendo un servizio di prevenzione, ha fatto proprio questo importante patrimonio e utilizzato da tutti gli operatori componenti l'equipe di lavoro. Ecco, dunque, io devo vedere un po' di sintetizzare. Allora, quindi, come potete vedere, è stato un servizio innovativo perché per la metodologia di lavoro, oltre per l'oggetto su cui si andava a lavorare, la realtà su cui si andava a lavorare e la multidisciplinarietà. Perché la legge prevedeva anche che gli operatori comunque improntassero un lavoro d'équipe, quindi un confronto e un'integrazione del sapere di ogni professionista per la gestione integrata di casi quando comunque era necessario. Allora, per quanto riguarda la città di Milano, i primi consultori sono sorti a partire dalla fine del 78 e poi la dottoressa Finzi comunque su questo può fare delle integrazioni un po' più specifiche, ma la cosa interessante è che il consultorio aveva un coordinamento cittadino, un coordinamento tecnico
che faceva in modo che attraverso degli incontri periodici venivano ad essere prese in considerazione e discusse molto cose importanti riferito alla operatività dell'equipe. E quindi oltre a questo i progetti, i lavori che venivano eseguiti con la supervisione del coordinamento cittadino faceva sì, poi dava la possibilità agli operatori anche di fare anche ricerca e portare lavori a quello che era il convegno annuale dei consultori familiari. Io ho un ultimo estratto degli atti che risale al 97, quindi presumo che poi questa iniziativa sia terminata in quel periodo. Ecco, poi per quanto riguarda l'attività, possiamo dividere le prestazioni, diciamo, in macro aree, quindi quelle che riguardano le prestazioni prettamente sanitarie, e quindi tutto l'aspetto riguardo alla cura, alla salute dell'apparato riproduttivo, la prevenzione dei tumori, poi ovviamente rilascio della certificazione di interruzione volontaria di gravidanza. Questa attività, tra l'altro, è stata un'attività, cioè, considerata da sempre complessa, comunque è stata spesso osservata, studiata, cioè ci sono stati tanti cambiamenti. Anche lavori interessanti fatti in interazione con l'azienda ospedaliera, parlo proprio con l'ospedale Niguarda, e proprio per accompagnare la donna a questa esperienza e far sì che questa esperienza fosse il meno traumatica possibile. E poi sempre prestazioni sanitarie, ovviamente la tutela della gravidanza attraverso i controlli periodici e poi tutta l'importante attività sulla contraccezione rivolta alle donne da tutta la, ovviamente a partire dai 14 anni e poi anche un'attenzione alla menopausa, ai cambiamenti della donna durante questo momento di cambiamento. E poi c'era gli altri due macro gruppi di attività che riguardava l'attività sociale e poi quella psicologica. Ecco, la filosofia del servizio è sempre stata quella dell'accoglienza olistica della persona, quindi un'attenzione alla persona che deve essere accolta diciamo in modo tale che l'operatore abbia la possibilità di rilevare tutti quei fattori per rispondere, quindi il fattore biologico e psicosociale per poter gestire in modo efficace la risoluzione del bisogno che porta l'utente. E adesso mi sono persa. Mi continuo. Ecco, poi quindi la visione olistica, l'integrazione dei saperi dei professionisti, e riguardo all'integrazione posso fare un esempio. Ecco, in consultorio, scusate, a proposito dell'accoglienza, si è sempre data importanza al primo colloquio d'accoglienza, perché è un momento fondamentale, pensando al fatto che le persone fanno fatica a entrare in un servizio, poi comunque tenuto conto anche l'oggetto del lavoro che svolge il consultorio. E quindi è importante lasciare uno spazio per la narrazione del proprio bisogno, e questo dà la possibilità all'operatore di osservare, di ascoltare, quindi il lavoro dell'ascolto è molto utile, anche si può considerare anche un momento preventivo questo. E
Il colloquio poi dava la possibilità all'operatore di ovviamente fare una restituzione rispetto al bisogno e poi da lì, a secondo di ciò che è stato raccolto, avviare anche un percorso attraverso più colloqui. E quindi dopo soprattutto per quanto riguarda l'attività sanitaria, dopo lo svolgimento del colloquio c'era la presentazione della storia della persona e del bisogno portato alla ginecologa, al ginecologo, e poi quindi il medico aveva già degli strumenti per poi continuare a gestire la propria attività. E inoltre col primo colloquio si presentava anche il servizio, quindi quelle che sono tutte le prestazioni previste, perché la persona magari è entrata portando un bisogno, però in quel momento gli si dà la possibilità, lo si mette al corrente, che il servizio può garantire altre prestazioni che potrebbero, può soddisfare altre necessità che possono subentrare nel tempo. Anche perché un'altra criticità del consultorio è sempre stata anche la pubblicizzazione, e quindi che è sempre stata un po' trascurata, e quindi parlare, presentare il servizio in questo momento d'accoglienza è anche un modo per trasmettere le informazioni. Poi si pensa che poi la persona, una volta terminato il momento di ingresso al servizio, possa poi trasmettere le informazioni ad altri, quindi c'è un po' il passaparola da questo punto di vista. Riguardo ai cambiamenti, un cambiamento importante è stato fatto nel momento in cui si è dovuto lavorare con l'utenza straniera, per cui l'accogliere l'utente straniero ha voluto dire anche un po' rivedere i nostri spazi di lavoro, scusate, e quindi creare degli spazi specifici con dei tempi diversi, anche perché lavorare col mediatore linguistico-culturale voleva dire anche un allungamento dei tempi, perché bisognava dare il tempo della traduzione dei contenuti tra operatore utente, utente operatore. Ecco, quindi diciamo che il mediatore stava un po' a metà tra questa comunicazione. Anzi, il mediatore poi ci accompagnava durante le attività di gruppo, oltre che al momento del colloquio, perché poi tra l'altro il consultorio come strumento operativo, oltre a quello dell'utilizzo del colloquio che viene usato da tutti i professionisti, c'è anche tutta l'attività con i gruppi. Gruppi con tematiche diverse a secondo delle esigenze e delle richieste. Ecco, poi farei un accenno anche a una cosa che mi sono dimenticata prima, perché le cose sono tante, anche l'attività esterna al servizio, l'attività che noi abbiamo intrapreso da sempre con le scuole, i progetti di educazione sessuale nelle scuole, che diciamo che è partito con una modalità e poi nel tempo, a secondo delle evidenze scientifiche, sono poi stati mutati. Quindi diciamo che ultimamente sono in corso il progetto della peer education e poi delle life skills. Tra l'altro questi progetti sono gestiti insieme a operatori di altri servizi presenti adesso, allora in ASL, che tuttora ci sono, ma sono stati passati alla SST, sono il servizio della prevenzione specifica e la medicina preventiva di comunità, che è il servizio che una volta veniva definito medicina scolastica. Ecco,
non so, cioè non so come, se devo far presente delle proposte rispetto all'innovazione del servizio, nel senso che una grossa criticità è stata quella della carenza del personale, quindi a volte negli equip veniva a mancare la presenza di un determinato professionista e quindi questo portava all'utilizzo, ad esempio all'interno del distretto, di un professionista che lavorava anche in un altro consultorio. Quindi una cosa importante è cercare di integrare e mantenere l'unità e comunque la presenza di tutte le figure professionali. Poi, voi sapete che dal 2001 sono stati inseriti anche dei ticket sulle prestazioni, su alcune prestazioni, mentre prima il servizio era gratuito. Non so, vediamo cosa ho dimenticato. Va bene. Ecco, poi c'è stato un altro cambiamento nel 2010, nel senso che siccome sono stati chiusi i consultori pediatrici e parte del personale di questo servizio è confluito all'interno dell'equipe consultoriale, quindi anche questa integrazione ha portato a rivedere un po' le modalità di lavoro per fare spazio a questa nuova parte di lavoro. Il consultorio pediatrico si occupava sempre un servizio di prevenzione della tutela dei bambini 0-3 anni. Mi fermo qua perché non so come proseguire. Bene. Va bene così, Lucia. Naturalmente è tutto materiale che cerchiamo di recuperare. Ti sento. Non senti? Si sente? Sì, noi ti sentiamo. Ah, ok. Vabbè, niente, anche per restringere un po', darei subito la parola a Elisabetta che continua il discorso della salute mentale e dell'età evolutiva. Buonasera a tutti, buonasera alle colleghe, alle amiche, agli amici. E volevo partire con tre piccole note iniziali. Ah, io non sento. Io sento bene. Noi sentiamo, io sento anch'io. Sì, anch'io, anch'io. Anch'io sento. Io sento. E allora il problema è di chi non sente, non è nostro. Vado avanti? Vai avanti. Sì, posso parlare? Sì, sì, vai avanti, Elisabetta. Sì. Volevo iniziare con tre piccole note. Credo che abbiamo presenti tutti i cartelli appesi sulle nostre cancelli, sulle nostre case, con il disegno dell'arcobaleno e la scritta... Ah, io non sento nulla. E la scritta andrà tutto bene. E poi questo cartello in numerose case è stato tolto. È stato anche intervistata una bambina che ha appiccicato un altro cartello dicendo: non andrà tutto bene se gli adulti non si sbrigano a fare delle cose. E quindi penso che lei pensasse alla sua giornata in casa, alla sua salute, e quindi capiva subito quanto fosse cambiato il suo ritmo, la sua routine, perché per un bambino la salute, la vita
è poter giocare, poter muoversi, poter imparare, poter scambiare, relazionarsi, comunicare con i compagni. Quindi per noi questo è un monito. Adulti, fate presto, prendete i provvedimenti giusti perché vogliamo vivere la nostra vita e la nostra vita non è in remoto. Adesso seconda nota è che stiamo correndo per una riapertura e quindi si pensa al ritorno al lavoro, ai trasporti, all'economia, però le scuole rimarranno chiuse. E questo tempo, mesi di chiusura del loro, diciamo, contesto educativo, avrà un peso, cioè è ancora una rinuncia che questi bambini devono fare. Dico questo per i bambini che crescono, gioiscono, vanno benissimo a scuola o più o meno bene, però esistono anche i bambini di cui io mi sono occupata per tutta la mia attività professionale, che sono i bambini che hanno difficoltà nello sviluppo o hanno anche delle patologie franche del tipo, di tipo organico, neurologico o cognitivo oppure relazionali. E questi bambini hanno visto la mancanza della terapia delle persone che li curano e sono stati a carico completo delle famiglie H24. E questo, anche questo è una lacerazione che non so bene come verrà rimarginata. Terza osservazione, sentiamo sempre che questa pandemia è stata affrontata appunto nell'emergenza con le terapie intensive, ma quello che è mancato la prevenzione e la presa in carico sul territorio. Questo benedetto territorio che in Regione Lombardia si dice l'ospedale si aprirà al territorio. È proprio questa affermazione che mi ha fatto saltare sulla sedia e che mi dice che questo intervento che voglio fare lo voglio centrare proprio su questi due elementi, la prevenzione e il territorio, perché sono stati proprio due elementi molto, molto dimenticati. Li vado a pescare direttamente dalle lotte della Resistenza con una citazione del dottor Giovanardi, che dice: direttamente dalle lotte della Resistenza conquistiamo la libertà per vivere umanamente e per conquistare l'indipendenza del proprio paese. È stimolato a costruire non soltanto un apparato sanitario idoneo alla strategia partigiana, e penso a curare i feriti, ma anche a ricercare canali nuovi e diversi per la scienza della medicina. E prosegue dicendo che bisogna disporre di medici socialmente e culturalmente preparati, sensibili ai problemi della prevenzione, se non meno che alla cura, così come si pongono a livello dei singoli e nell'ambito della comunità. Ora, diciamo che queste idee lanciate direttamente dalle lotte di liberazione sono cresciute sotterranee fino ad arrivare agli anni 70. E in quel momento la nostra regione Lombardia e la città di Milano in particolare erano proprio degli enti virtuosi, perché con la legge 37 del 92 la regione istituisce servizi di medicina preventiva, di cui ha parlato BAE, l'igiene sui posti di lavoro, ma anche i servizi di igiene mentale per l'età evolutiva, dove ho lavorato dall'80. Però prima avevo fatto un passaggio nei consorzi sanitari di zona, dove anche questo tipo di servizio iniziava.
Milano nel 1975, dopo le elezioni comunali, ha un'amministrazione di sinistra, Partito Comunista, Partito Socialista, Democrazia Proletaria, non in giunta, e degli indipendenti. E l'assessore all'igiene e sanità del comune è Tino Casali ed è un partigiano. E quindi in quegli anni si stanno proprio organizzando su base del decentramento comunale 20 servizi, 20 consultori, 20 servizi di igiene mentale per l'età evolutiva, 20 CPS, centro psicosociale per gli adulti. E c'è un gran fermento proprio di idee, di metodologia, di libertà degli operatori nel fare progetti, nell'organizzare le risposte da dare alla popolazione. E prima di parlare proprio del servizio di igiene mentale, mi piace evocare due presidi importanti per la prima infanzia e per l'infanzia che sono spariti. Perché il consultorio pediatrico, come l'ho conosciuto io, non c'è più, nel senso che, vi faccio un esempio solo, ogni settimana l'anagrafe della zona di Milano aveva l'elenco dei nuovi nati e li passava al consultorio pediatrico che organizzava la visita domiciliare. Era proprio una visione democratica, perché venivano proprio contattate ogni tipo di famiglia, ricche, medio ricche, povere, e questa visita domiciliare orientava molto anche la presa e il lavoro in consultorio pediatrico, il quale lavoro proseguiva con delle visite periodiche filtro di prevenzione per accompagnare il bambino nelle prime tappe dello sviluppo. E quindi adesso abbiamo il pediatra di libera scelta, ma che vede il bambino quando è ammalato. Affidargli anche dei compiti di prevenzione credo che vanno assolutamente al di fuori delle loro possibilità anche di tempo. Il secondo servizio per l'infanzia, dico di tipo proprio democratico, è proprio la medicina scolastica. È vero che se io guardo le vecchie sale mediche delle scuole, erano un pochino tristi, con la bilancia, con la panca di ferro, le pareti un po' stinte. Però comunque la presenza del medico osservava con le visite filtro, aveva proprio una possibilità anche lì di fare prevenzione da una parte, ma anche di convocare delle famiglie, fare dei colloqui, cercare di rimediare anche a delle carenze anche familiari o dei veri ritardi, e quindi poi di poter fare anche degli invii dei bambini servizio come il servizio di igiene mentale dell'età evolutiva. Quindi abbiamo avuto una perdita proprio sul territorio di presidi che per l'infanzia secondo me erano necessari. Vengo adesso un po' a quello che è stato l'esperienza che nei primi tempi il nostro servizio si chiamava SIM, servizio di igiene mentale dell'età evolutiva, e che poi ora si chiama Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Questo servizio aveva un'impronta molto forte e dei compiti molto estesi, perché è vero che è sempre stato un servizio specialistico, e vi dico quali erano le figure professionali presenti: un neuropsichiatra infantile, uno psicologo, una psicologa, tre terapisti della riabilitazione, fisioterapista, psicomotricista e logopedista. Qualche volta c'era anche un assistente sociale. Questo era proprio l'equipe di lavoro. E come compiti, aveva dei compiti sulla prevenzione suddivisi in tre elementi.
forse è un po' datato, però si diceva proprio prevenzione primaria, prevenzione secondaria e prevenzione terziaria. E allora andiamo un po' a spiegare che cos'era la prevenzione primaria per un servizio specialistico come il nostro. Voleva dire avere una presenza negli asili nido con diciamo un lavoro di osservazione dei singoli bambini e del gruppo di bambini, degli scambi con le educatrici, anche con i genitori dei nidi, proprio per promuovere il sano sviluppo del bambino in tutte le sue componenti. Era un lavoro di stimolo, di formazione, che è stato sicuramente molto, molto utile. In età scolare anche questa prevenzione di tipo primario era avere un rapporto sia col medico della scuola, medico della medicina scolastica, che con il preside, gli insegnanti, i genitori e anche lì con diciamo quello che poteva portare la scuola come problemi rispetto alle classi, di poter dare una consulenza sempre sullo sviluppo armonico del bambino. Si è lavorato anche molto con gli insegnanti invece per tutto quello che riguarda l'inserimento di bambini con difficoltà, ritardo di sviluppo, per la scelta della classe migliore, il gruppo di insegnanti migliori, per la presentazione anche del bambino che andava inserito nelle classi. La prevenzione terziaria, va bene, si capisce che è proprio la cura e la terapia, la presa in carico vera e propria, che era sempre multipla, perché le figure professionali non era una, ma era sempre due o tre. La famiglia veniva sempre anche sostenuta con dei colloqui e il bambino era anche poi sostenuto all'interno della scuola, sempre con varie forme, cioè mi viene anche un esempio di possibilità di aver fatto, di fare dei gruppetti con un bambino che faceva proprio casino, diciamo così, perché questo voleva dire un rischio proprio di rifiuto e di esclusioni. E quindi un intervento tempestivo direttamente nella classe ha potuto evitare anche dei rifiuti e delle bocciature e comunque numerosi problemi. In quegli anni lì bisogna dire proprio che c'era molta libertà di fare progetti, di mettersi in rapporto con altri servizi, senza autorizzazione, senza carta bollata, proprio con un'idea di salute, proprio di garantire la salute per questa popolazione infantile. Questo periodo, diciamo che è durato fino verso il 1994. Il 94 è stato un momento di svolta perché la regione, attraverso una delibera, ha proprio istituito i servizi di neuropsichiatria infantile con un polo ospedaliero e dei poli territoriali. E quindi siamo entrati, diciamo, nelle problematiche che sono già state evocate di aziendalizzazione, di discorso legato molto di più sulle prestazioni da erogare, prestazioni date dai singoli e
prestazioni che potevano avere un corrispettivo tariffario, e quindi credo che lì è stato mortificato da quel momento in avanti molto gli interventi sul piano proprio della prestazione e su tutti gli interventi al di fuori della sede del servizio. Quindi delle criticità sono sicuramente ancora molto presenti. Sento degli operatori che sono piuttosto frustrati, piuttosto stanchi, proprio perché è venuto a mancare quello che può dare la qualità degli operatori quando hanno proprio la passione, che vogliono proprio che la salute dei bambini, la salute dei loro genitori, l'equilibrio non venga tartassato. Credo che sia un servizio, quello della neuropsichiatria all'oggi, che si è molto rinchiusa, più specialistico, perché sicuramente io non farei la figura dell'ignorante rispetto al personale che adesso è formato diversamente, però credo che si è perso proprio degli obiettivi molto importanti, come la presa in carico tempestiva e precoce, come la possibilità di seguire anche per lunghi anni, di fare delle prese in carico anche molto lunghi, di anni, per avere un risultato. E se io guardo adesso quello che è un po' il panorama di chi accede alla neuropsichiatria infantile, la fascia di età si è molto alzata, perché sono proprio i preadolescenti e gli adolescenti quelli che sono più in crisi, e mi chiedo se proprio perché è mancato tutto quello che non si è fatto prima, adesso il livello proprio delle patologie, degli esordi sono abbastanza difficili poi da gestire, più violenti, e quindi pongo che sarebbe proprio ora di ritornare a dei servizi, a un servizio come la neuropsichiatria, che non perda proprio il discorso della prevenzione. Vi ringrazio. Benissimo, gli interventi previsti sono terminati. Naturalmente non è terminata la discussione. Diciamo che possiamo anche andare avanti, vediamo se ci sono delle persone che vogliono intervenire. Con questa modalità di fare le riunioni ci abbiamo dei vantaggi. Un vantaggio è che quando finisci non è che devi prendere la macchina e tornare a casa, no? Se vuoi andare a letto, vai a mangiare. E quindi qualcosa di interessante, diverso c'è. Quello che volevo dire è che il tentativo che noi stiamo facendo è proprio di rivedere un po' la storia delle lotte, delle mobilitazioni e delle leggi, perché vogliamo cambiare l'attuale tipo di situazione. E in effetti noi stiamo facendo anche un percorso con altri. Ieri eravamo con il Comitato Rodotà, il quale sta lavorando e sta cercando di fare una proposta di referendum popolare in tema di sanità, che è una cosa piuttosto difficile e complicata. Però siamo d'accordo comunque di andare avanti a discutere. Domani ci sarà un'ulteriore riunione. Il 29 abbiamo chiesto alle associazioni di fare una riunione per vedere se possiamo lavorare su una piattaforma unitaria per modificare radicalmente l'attuale situazione dei servizi e delle strutture. Più che altro l'ideologia. Basta con l'ideologia del privato. Questa è la cosa
assolutamente fondamentale, basta con l'ideologia dei tagli e diciamo basta con tutto ciò che determina uno scollamento fra quello che è la realtà, la possibilità di partecipazione e la realtà dei servizi e delle strutture. Ecco, quindi eventualmente se voi andate poi sul sito di Medicina Democratica o comunque noi le cose le facciamo girare, non so se arriviamo a tutti, ma vi facciamo sapere quando e a che ora sono queste riunioni e questi incontri. E poi credo che dopo il 3 di maggio, boh, non sappiamo, ma magari potremo anche fare qualcosa di diverso, di lavoro comune e di vederci in faccia. Ci vediamo già così, ma non è abbastanza. Allora, c'era qualcuno che aveva chiesto di intervenire. Non so se è resistito e c'è ancora. Mi sembra che avesse chiesto la parola Paolo Fierro. Adesso purtroppo noi siamo milanesi lombardi e quindi abbiamo fatto un discorso un po' su questa esperienza. Paolo Fierro è un medico ospedaliero che è vicepresidente di Medicina Democratica ed è di Napoli. E quindi un'esperienza di tipo diverso, ma comunque assolutamente interessante. Non so se c'è. Non risponde, vuol dire che non c'è. Vediamo se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Posso intervenire io? Non ho il video, non so se mi sentite. Sì, ti sentiamo. Allora, io mi sono presentata in chat, sono Emilia e sono una logopedista dell'ospedale Niguarda. E, faccio parte di un gruppo che si chiama Salute Fuori Mercato, fatto di studentesse di medicina, ma anche medici, psicologi e psicologi. E innanzitutto vi volevo ringraziare per questa bellissima iniziativa, perché per chi è più giovane è fondamentale sapere da dove si è partiti. Io sono logopedista, quindi ho ascoltato con grande interesse l'ultimo intervento, che per me è stato veramente illuminante, perché a volte diciamo abbiamo dei problemi a cui non sapendo magari da dove parte la storia di certi servizi, non sappiamo neanche dare un nome al disagio o alle difficoltà che incontriamo. Invece conoscere la storia credo sia fondamentale anche per sapere cosa rivendicare, a cosa tornare, perché a volte è necessario tornare anche un po' al passato, rivisitandolo sicuramente, ma comunque è importante conoscere i principi che hanno mosso la nascita del Sistema Sanitario Nazionale, ma anche di alcuni specifici servizi. È necessario riscoprirli in questo momento perché nel mio lavoro, ma anche in altri settori, stiamo riscontrando un sacco di difficoltà con i bambini con disabilità varie e con le loro famiglie. L'assenza del welfare comunque provoca numerose vittime di vario tipo e credo che invece sapere da dove si sia partiti sia fondamentale. Volevo dire solo questo, sicuramente parteciperemo alle altre iniziative e grazie di cuore per questa iniziativa. Grazie Emilia, restiamo in contatto. Posso provare? Mi sentite? Oh sì, ciao Paolo. Ok. No, io ci tenevo a ricollegarmi, no, al discorso della resistenza, perché io non ho visto la resistenza, però ho visto il terremoto di Irpinia dell'80. Allora, in tutte queste fasi di crisi profonda che attraversa l'umanità in genere e comunque il nostro paese, insomma, nella storia, si sono visti sempre delle spinte
alla solidarietà diffusa che venivano anche in maniera, voglio dire, del tutto inaspettata da parte della gente, no? Voglio dire, la cosa più banale fino a un certo punto è stata la spesa solidale che si è organizzata nei quartieri popolari, no? Il supporto che è venuto prima ancora che le autorità stabilissero dei fondi, no? Per sostenere chi aveva perso il lavoro o comunque chi non stava perdendo il reddito, eccetera. Contemporaneamente c'è stato uno slancio degli operatori sanitari, questo bisogna dirlo, no? A livello prima di tutto delle linee ospedaliere, ma i 118 e via dicendo, hanno un poco fatto sta retorica dell'eroismo, però dietro di questo c'è stata sicuramente, diciamo, un'istintiva reazione da parte di queste prime linee che hanno dovuto affrontare il problema. In qualche modo, no, è ritornata quest'idea della socialità diffusa, che era un poco all'origine pure dell'impianto del nostro sistema sanitario nazionale. In qualche modo lo Stato ha dovuto derogare da certi indirizzi che aveva preso, che erano quelli lì che abbiamo detto, no? La regionalizzazione, la privatizzazione, l'arroccamento verso le super tecnologie, l'ospedale visto come il vero centro del discorso sanitario, che era allo stesso tempo il pezzo pregiato da poter porre sul mercato, no? Che cosa ha detto Fontana nel confronto con il governatore della Campania? Voi, vabbè, vi è andata bene, però sostanzialmente siete quelli che esportate gli ammalati che si vengono a curare da noi, no? Perché la Lombardia ha puntato molto sul, diciamo, sull'accaparrarsi questo tipo di mercato, il mercato, diciamo, della sanità più pregiata, quella che vale di più, i DRG che costano di più, no? Ed è entrata pure in competizione con, per carità, io non sto facendo sicuramente una polemica di tipo, però voglio dire, è stato, come dire, il baluardo e nello stesso tempo il capofila di un'idea di sanità che a noi non ci andava bene e che è franata in maniera spettacolare durante questo tipo di crisi. Allora, qual è il problema? Adesso noi abbiamo davanti una fase difficile, forse non la stiamo sottovalutando. La cosiddetta fase 2 della ripresa è una fase che ci espone a dei rischi enormi, perché ad essa corrisponderà, oltre i rischi di una nuova ripresa della pandemia, ma anche una crisi sociale terribile. Allora, rispetto a questa cosa qui, noi abbiamo davanti dei compiti importanti. Abbiamo il dovere, prima di tutto, di diffondere l'idea della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro come un obiettivo politico da dover porre in maniera decisa, prima di tutto alle associazioni sindacali, alle categorie, perché noi abbiamo avuto l'esempio drammatico di alcuni pezzi di paese che sono stati sacrificati all'altare della produttività, e questo è inaccettabile. Noi dobbiamo dirlo, dobbiamo essere i primi a difendere quelli che sono i criteri della garanzia. Cioè, chi va al lavoro deve avere il massimo della garanzia, non solo in ambito sanitario. E vi parla uno che fino a poco tempo fa è stato mandato praticamente senza DPI al lavoro, e abbiamo dovuto addirittura riceverli dai volontari, da delle associazioni spontanee dei quartieri popolari, che ci hanno dato le mascherine che erano migliori di quelle che ci dava l'ospedale. Quelle dell'ospedale passava l'aria, si smorzava l'accendino.
invece quelle altre fatte dalle sartine erano veramente efficaci. Allora, quindi questo diciamo è un compito che ci dobbiamo assumere e dobbiamo allertare la gente rispetto a questi rischi. Poiché c'è sicuramente una possibile ricaduta di tutta questa vicenda sui determinanti di salute, cioè sicuramente le condizioni di vita della popolazione peggioreranno e peggioreranno molto, no? E anche qui noi dovremmo essere a fianco sicuramente alle aree critiche che tenderanno a scoppiare. Questa è una cosa che già lo si avverte, diciamo, nell'aria. Penso che la fase 2 possa essere addirittura peggiore di quello che abbiamo attraversato sino adesso e penso che in qualche modo dovremmo avere la lucidità che hanno avuto i nostri predecessori durante la resistenza a parlare in maniera lungimirante di salute anche in quelle condizioni critiche, fare il discorso ancora una volta. La storia recente ci ha dimostrato che se noi puntiamo tutto sulle alte tecnologie, abbandoniamo i territori, abbandoniamo gli anziani, li releghiamo in dei serbatoi, praticamente le riserve indiane, questo è un atto criminale che comporta migliaia e migliaia di vittime già programmate sulla carta. Questo noi non ce lo possiamo permettere. Quindi questo è un messaggio che dobbiamo lanciare forte e chiaro alla società. Dobbiamo pure dare un messaggio a tutte le associazioni, alle strutture associative, a quelli che più o meno ci si ritrova, no? Ci siamo ritrovati su questi argomenti, che la si smetta di fare i piccoli settarismi. Dobbiamo costruire un fronte ampio per poter vincere questa battaglia. È un compito molto difficile, però io penso che la situazione è tale per cui potremmo riuscirci. Questo è tutto. Scusate, io vi lascio, devo andare a fare un'iniezione a una paziente. Arrivederci, grazie. Okay. Ciao, grazie. Ciao Edoardo. Ciao, ciao. Io ho finito. Grazie a Paolo. Assolutamente, siamo d'accordo. E cercheremo di, come abbiamo già fatto la proposta, abbiamo convocato una riunione sempre via etere per il giorno 29 alle ore 21. Quindi chi vuole partecipare lo può fare e l'intento è quello, fare proprio un coordinamento, fare un'unificazione. Unificazione si fa per dire, cioè ognuno continua per la sua strada, però non lavora più da solo, lavora insieme agli altri. Se no, altrimenti non riusciremo a modificare le cose visto come sono e chi abbiamo di fronte. C'è qualcun altro? Pronto? C'è sì. Qualcuno che vuole parlare? Sono Carmina, mi senti? Ti sento, vuoi parlare? Sì, sì, l'ho scritto prima, ma ho scritto se c'è spazio, se c'è spazio. C'è spazio, buonasera. C'è spazio. Buonasera a tutti, c'è lo spazio. Ma veramente vorrei dire un sacco di cose, bisogna che le dico poche. Mi è piaciuto moltissimo l'intervento di Paolo Fierro e l'intervento di Elisabeth. Va bene, in realtà sono ottimi interventi. Mi dispiace di non aver sentito per intero il primo, ma io vorrei dire questo, che effettivamente non è una battuta, ma niente sarà più come prima, ma sul serio. Io ho un altro polso della situazione perché oltre che di medicina democratica e dell'Associazione Italiana Esposti Amianto mi occupo anche di donne. A proposito della salute delle donne con quel taglio che è stato dato da Lucia, mi pare, che ha fatto un promemoria di eventi e di vicende che ho vissuto anch'io in prima persona perché ho l'età che ho, sono anziana anch'io, come
ahimè, la maggior parte di noi partecipanti a questa interessantissima incontro, e ringrazio davvero gli amici di Medicina Democratica per averlo, come dire, organizzato. La salute delle donne è fortemente a rischio perché questa emergenza si sta scaricando in modo particolare sulle donne, non che non si scarichi sugli uomini, ma in modo particolare sulle donne. Vi do un paio di dati. L'80% del personale socioassistenziale, sia negli ospedali che fuori dagli ospedali, è formato da donne, perché le donne sono ormai in maggioranza nel corpo dei medici, sono moltissime le donne medico o le mediche, come dico io, infermiere, assistenti sanitarie, ma anche assistenti familiari. Abbiamo l'80% di quelli che si occupano della salute degli altri sono donne, ma nelle famiglie, soprattutto nelle famiglie, diciamo, fra i 20 e i 60 anni, dove ci sono anche bambini o ragazzini, e qui adesso non ricordo chi in particolare ne parlasse, una delle ultime che ne ha parlato, ebbene, le donne che lavorano e che improvvisamente si sono ritrovate a lavorare in modalità totalmente diverse, al di là della difficoltà dell'approccio con i meccanismi del digitale, a parte questo che un po' riguarda tutti, ma si sono ritrovate a stare 24 ore su 24 in una condizione di non stop. Lo dico a ragion veduta perché ne stiamo discutendo a livello nazionale con una rete che si chiama Inclusione Donna e di cui fanno parte ben 62 associazioni, per un totale di circa 50.000 associate. Io stessa, oltre che essere una giornalista, sono anche presidente di una associazione regionale sarda che si chiama Coordinamento 3 Donne di Sardegna, e quindi stiamo elaborando a livello nazionale delle proposte che andremo a fare letteralmente al governo. Abbiamo già delle trattative in corso, delle interlocuzioni, per esempio con la ministra delle pari opportunità e della famiglia. Che cosa voglio dire? Voglio dire che è un dato da non sottovalutare, perché stiamo parlando della salute. Io parlo e colloquio con amiche che stanno a Milano, a Roma, a Firenze, a Padova, a Torino, a Cagliari o in altre parti d'Italia, e il leitmotiv è uguale per tutti: non ce la possono fare a lungo. I bambini a casa che devono essere seguiti nelle lezioni online, la difficoltà di gestire più computer, il lavoro proprio da interfacciarsi con l'azienda, con l'ente, con l'istituzione di riferimento, in una situazione in cui non c'è uno stacco, non c'è mai uno stacco, dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Le scuole non riapriranno, certamente non riapriranno a settembre così come noi le conosciamo, e durante l'estate, proprio ieri mi pare che la Bonetti, la ministra delle pari opportunità e della famiglia, ha detto I genitori, uomini e donne, debbono tornare a lavorare, non possono stare dentro casa con i figli a carico anche durante l'estate. Occorre trovare delle modalità per gestire i nostri bambini, nipotini per noi che siamo anziani, figli per quelli più giovani di noi. Voglio dire questo: prevediamo, prima parlava lo psichiatra, prevediamo che ci saranno dei contraccolpi a livello di salute psicologica e mentale. Non per nulla sono stati attivati, credo dappertutto, io conosco meglio la realtà della Sardegna, ma anche perché sono l'addetta stampa dell'Ordine dei Psicologi della Sardegna, ma credo che sia stato dappertutto, sono stati attivati numeri verdi da tutte le parti per assistere, per ascoltare le persone che si sono ritrovate rinchiuse in casa. C'è una fortissima richiesta di aiuto e aumenterà. Prevediamo fin da ora non solo quella che avete detto tutti, siete voi gli artefici di queste strategie diverse, una inversione di tendenza a 360 gradi, ma non perché lo dice solo Medicina Democratica e le altre associazioni con cui siamo in rete, lo dicono i fatti, lo dice, come diceva mi pare Fierro, il fallimento clamoroso, drammatico, della sanità così come è stata deformata e trasformata in maniera
Irreversibile? Non lo so. Noi ci dobbiamo provare. Bisogna chiedere un'inversione di tendenza, ma con forza. E non è solo un problema di basta con le privatizzazioni, basta con i tagli, va proprio reimpostata, così come va reimpostata la gestione degli anziani. Abbiamo scoperto, i dati sono quelli, che le RSA sono diventate il nodo mostruoso della morte, della malattia, della pandemia, ma lo erano da prima. Ho letto proprio ieri una lettera straziante di un signore di 85 anni, è stato pubblicato da diversi organi di informazione, che prima di morire in una RSA, si presume di coronavirus, lui si è sentito morire, ma ha scritto con una delicatezza, peraltro, senza gettare addosso ai familiari nessun anatema né nulla, ha descritto quella che è la condizione dell'anziano nelle RSA, anche in quelle migliori, ma non adesso che c'è la pandemia, da prima. Non può essere questa, tornando ad Edoardo Bai, non può essere questa l'organizzazione di una società che rinchiude gli anziani in luoghi isolati dal resto del mondo. Dobbiamo ripensare l'organizzazione della società. Se è vero che le grandissime crisi, le guerre, questa non è una guerra perché non stiamo combattendo contro nemici simili a noi per una questione di potere, stiamo combattendo tutti quanti appassionatamente, chi più e chi meno, a livello mondiale per sconfiggere un nemico comune che è un virus, ma ce ne saranno tanti altri. Noi dobbiamo proprio ripensare l'organizzazione. Tutte le battaglie di medicina democratica riprendono un'attualità straordinaria, le battaglie per la salute dell'ambiente, per la salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro, cioè riacquistano una centralità, come dire, giustificata e dimostrata dai fatti. Di tutto quello che vi ho detto, io metterei l'accento su un aspetto che appunto è stato sfiorato, che è quello della salute delle donne. Badate, le donne sono state sovraccaricate in questa fase in maniera drammatica. Lo saranno ancora di più, perché nel frattempo le energie scemano, cioè uno non ce la fa proprio più. Prevediamo un'attenzione particolare alla salute delle donne e a quella dei bambini. Elisabeth ha detto delle cose estremamente importanti, ma le ha dette anche l'ultima che ha parlato, sì, la Lucia, quella che si occupa di logopedia al Niguarda. Emilia. Cioè, i bambini, anche i più normali, stanno subendo una pressione e una costrizione che può avere effetti drammatici. Anche il bambino più sano. Io sono circondata, non dentro casa, dove sono assolutamente sola, con Romeo, dove per fortuna viene ogni tanto mio nipote. Romeo, dove sei? Romeo ha un'importanza fondamentale, perché non mi sento proprio sola. Ma sono circondata, ho una figlia che sta a Roma e c'ha un bambino di 2 anni e mezzo. I miei nipoti che stanno qua, figli di mia sorella, hanno bambini che vanno dai 5 agli 8-9 anni. Sono tutti in difficoltà. Figurarsi i bambini che hanno problematiche, come dire, non soltanto di tipo motorio, di tipo, come dire, fisico, ma che hanno problematiche come i bambini autistici. Cioè, se un bambino normale, tra virgolette, comincia ad avere reazioni che testimoniano una grande difficoltà, figurarsi gli altri. Io penso che medicina democratica faccia bene a porre al centro della propria attenzione, oltre a tutte le, come dire, le parole d'ordine, chiamiamole così, che ha già, la questione della salute delle donne e dei bambini, che diventano prioritarie, perché se franano le donne, non solo quelle che ci assistono, lo ripeto, l'80% di chi fa assistenza sanitaria e socioassistenziale sono donne. È un dato impressionante. Grazie. Grazie Carmina. Carmina è la responsabile dell'ufficio stampa di Medicina Democratica. Molto bene. Adesso ho visto che si è iscritto a parlare
Maurizio Portaluri. Quindi da Napoli siamo andati a Cagliari e da Cagliari andiamo a Brindisi. Che bello! Buonasera. Preziosissima collaboratrice Carmina, preziosissima. Chi sei? Oh, ciao! Ciao! Scusate. Scusate. Buonasera. Buonasera a tutti. Intanto leggo dalla chat che c'è Valerio Gennaro che da parecchio vuole intervenire. Ah, non l'avevo visto io. Gli ho detto di aprire il microfono, non so qual è il problema per il suo collegamento. Io nell'elenco non ce l'avevo, comunque dopo interviene lui. Adesso vai tu. Sì, dicevo un saluto a tutti. Io lavoro in ospedale e quindi insomma, anche se noi abbiamo numeri molto inferiori a quelli delle regioni del nord, insomma, ci siamo trovati abbastanza incartati ugualmente, anche se la Puglia pare che sia la quarta regione in questo momento. No, quello che volevo insomma, chiedervi, dal momento che diciamo, è prevalente la presenza diciamo settentrionale, no? Intorno alla Lombardia si sta sviluppando un dibattito, anzi una polemica politica molto forte che diciamo, va oltre la politica sanitaria e tende a obiettivi insomma, più ampi di politica nazionale. Quello che forse come medicina democratica si dovrebbe cercare di fare, insomma, con alcuni ricercatori che sono anche in Germania, stiamo cercando, e in Lombardia stiamo cercando di approfondire questo punto, ma medicina democratica potrebbe forse dare un contributo. Quali sono le ragioni di questi numeri così devastanti della Lombardia? Perché questo, secondo me, se si approfondisce dal punto di vista scientifico, è un punto di partenza molto importante. E non accenno a nessuna delle possibili cause di questa tragedia, però ecco, lancio questa richiesta. E che cosa succederà? Fare previsioni è impossibile. Quello che diceva Paolo Fierro, la crisi sociale si accrescerà. E non so se diciamo al sud può accrescersi più di quanto sia già in atto. Direi che forse paradossalmente qui ci sarebbero le condizioni per patire di meno una pandemia che ha avuto direttamente degli effetti non molto pesanti, ma indirettamente sì, perché anche qui la chiusura delle attività le più diverse, economiche, e anche la possibilità la impossibilità di curare le patologie non Covid avrà sicuramente degli effetti, anche se i primi dati sulla mortalità generale non sembrano al sud mostrare un effetto, un impatto della pandemia, probabilmente per la contestuale riduzione di altre cause di morte. E quindi questa era una richiesta. La seconda, ecco, forse anticipo quello che sarà il dibattito del 29 sul documento che è stato proposto per un fronte largo di associazioni sul servizio sanitario. Il documento è molto, molto interessante, ben fatto, lo condivido. Anticipo soltanto che forse per renderlo più comprensibile dovrebbe essere un po' più schematico e forse essere più esplicito su alcune questioni. Per esempio, io condivido molto la proposta che sembra abbia fatto proprio il governo regionale Lombardia è di trasformare il rapporto di lavoro dei medici di base in rapporto di dipendenza
così come anche degli specialisti ambulatoriali, cioè un unico rapporto di lavoro nel servizio sanitario pubblico. Ecco, questo secondo me, se vogliamo approfondirci in quella proposta, in alcuni punti più tecnici, potrebbe essere un punto caratterizzante. Niente, quindi vi saluto tutti e grazie di questa opportunità di confronto. Grazie a te, Maurizio. Siamo sicuramente d'accordo su questo discorso del medico, lo dice la legge di riforma sanitaria, può essere convenzionato, ma può anche essere medico dipendente. Ma questa è una cosa che abbiamo detto da tanti anni, ma forse è il momento buono di portarlo avanti con maggiore tenacia. E quindi vediamo soprattutto quel discorso di mettersi insieme, di vedere se tutti sono disponibili a fare un lavoro e una lotta comune, perché credo che questo è quello che è assolutamente, ci abbiamo assolutamente di fronte. Non riusciamo ad ottenere le cose se non andiamo in piazza, se non organizziamo dei momenti e dei movimenti di lotta. La parola a Valerio Gennaro, che adesso da Brindisi andiamo a Genova. Dov'è? Valerio, ci sei? Valerio non risponde. Non so. Qualcuno lo vede? Prima mi pare di averlo visto prima. Sì, vedo, ma adesso non è attivo. Nessuno può attivare, l'amministratore non può attivare il microfono di Valerio. Sì, può farlo. No, lo deve fare. Lo deve fare lui. Io vedo il suo riquadro. Vedo il suo riquadro, ma non è attivo. Non so. Ognuno deve attivare il proprio microfono. Se ha un iPad è in alto, l'icona del microfonino rossa, se non funziona, libera se funziona. Se invece un altro sistema operativo, in basso. Ma è personale l'entrata e l'uscita, sia del video sia dell'audio. Adesso sembra acceso però. Valerio, ci sei? Non so, vediamo se c'è qualcun altro e nel frattempo magari si mette a posto. Senti, mi sentite? Sì. Allora, senti, io volevo solo salutarvi dicendo che il discorso è stato molto interessante. Io chiamo da Napoli, da Pozzuoli precisamente. Chi? Non detto... Sono Tobia, chiamo da Pozzuoli, è la prima volta che chiamo. Me l'ha detto un amico di collegarmi. Mi sentite? Sì, sentiamo. Io dico che il discorso è stato molto interessante sulla medicina e su tutto. Chi sta parlando però? Non riesco a capire Tobia. Chi parla, il nome. Tobia. Tobia, da Pozzuoli, provincia di Napoli. Provincia di Napoli, sì. Volevo dire che il discorso, io non mi occupo di medicina, volevo dire solamente che il discorso è stato molto interessante. Quindi penso che dal 1978 in poi ci sono stati i nostri errori. È così, da quando ho potuto capire. Sì, mi sentite? Bene, grazie, abbiamo sentito. Vi saluto tutti quanti dicendo viva la resistenza e viva la liberazione per domani. Assolutamente d'accordo. Viva il 25 aprile. Il 25 aprile. Ciao, buonasera. Ciao. Valerio, sei arrivato?
Valerio Gennaro. Sì, lo vedo, lo vedo. Lo vedevo. Parla, ma non si sente. Ma io l'ho visto prima. Sì, sì, si vede. Eccolo, Valerio. Ma non sei tu che non senti. Devi attivare il microfono. Il microfono. Valerio, non conosciamo il linguaggio dei segni. Non conosciamo, diciamo il labiale. No? Già facciamo. Devi attivare il microfono. Il microfono. Sembra attivato però, non lo so perché. Forse è faccio, che ne so. Che Antonio, sei in ascolto, puoi fare qualcosa? Qualcuno, qualcuno va a Genova un momento, eh? Valerio, scienziato come a te, non sa appicciare il microfono. Vabbè. Valerio, facciamo così, ci mandi un bel contributo scritto. È così, hai capito? Perché non lo so. Scusate, posso dire una cosa io intanto, Maurizio Bardi? Ciao Maurizio. Posso dire due cose rapide, intanto che Valerio cerca di... Va bene. ...di prendere la parola. No, volevo dire il discorso, sapete che faccio il medico di base, quindi il discorso sulla dipendenza... Parla più forte, per favore. Non ho capito il nome. Maurizio Bardi, da Milano. Maurizio Bardi? Sì, esatto. Chi mi conosce sa che faccio il medico di base. Il discorso sulla dipendenza è un discorso complicato. Intanto perché non potrei fare i miei 4 mesi di ferie, ma quella è la solita battuta. Il problema non è tanto la dipendenza, no, è nell'organizzazione dei servizi, io credo, perché è quello su cui bisogna ragionare. Poi che siamo dipendenti, siamo convenzionati, probabilmente cambia poco e dipende dalla modalità in cui si decide di organizzare la medicina di territorio. Volevo dire una cosa invece rispetto ai bambini, perché io sento parlare soprattutto a livello scolastico, la nostra ministra e tutti gli apparati sul discorso della maturità, della valutazione degli studenti, invece si parla pochissimo delle scuole dell'infanzia, dei bambini, che sono quelli che probabilmente più soffrono in questo momento. Mi fermo qui, poi avremo modo di ragionare su tutto. Ciao a tutti. Ciao Maurizio. Il Valerio è sempre lì. Qualcun altro? Enzo, ho visto, volevi parlare? No. No, vi ringrazio. Oggi cercavo di stare ad ascoltare. Ogni tanto fa anche bene questo. Grazie. Valerio scrive che manda il messaggio sulla chat. Ok. Allora. Il microfono spento. Vi mando sulla chat il mio messaggio sintetico. Va bene. Lo mettiamo sul sito, insieme a tutto il resto. D'accordo. Basta? Non c'è più nessun altro? C'era Marco che voleva parlare? No. Ecco Marco. Ecco. No, ma non voglio intervenire, voglio solo salutare. Altro che saluta. Beh, sulla storia dei medici di base, come accennava Maurizio, i loro rappresentanti si sono abbastanza imbufaliti nei confronti della regione, della prospettiva di diventare lavoratori dipendenti. Dopodiché c'era Maurizio Bardi nel contempo che, e non solo lui, che poneva la questione adesso per la questione del Covid, che non essendo dipendenti rischiano di non poter usufruire in caso di contagio, di addirittura in alcuni casi anche di morte, delle prestazioni dell'INAIL, in quanto la circolare dell'INAIL, che riconosce infortuni a chi è positivo
al Covid agli operatori sanitari e riguarda gli operatori che sono soggetti all'assicurazione obbligatoria, che sono sostanzialmente i datori di lavoro, chi ha un datore di lavoro nel vero senso della parola. Per cui c'è anche questo tema, che allo Stato non sono coperti neppure da questa tutela, non essendo appunto lavoratori ma liberi professionisti. Per cui è un tema aperto che andrà, su cui bisogna giustamente ragionare. Basta, non volevo dire altro. Va bene, allora mettiamolo, visto che tu sei il presidente, mettiamolo dentro negli argomenti che sono in trattazione. Come ho visto, almeno in un'altra associazione, che ci siamo dimenticati del discorso delle cure dentarie, che dovrebbero essere, cioè, anche i denti, sì, anche gli occhiali, cioè queste cose non si capisce perché non fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale. Certo. E quindi... Volevo dire una cosa io brevissima. Prego. C'è stato uno, adesso non ho capito bene chi è, forse un certo Tobia, che ha accennato ai nostri errori, forse addirittura partendo, se ho capito bene, dal 68. 7-8. 7-8. Mi ha fatto riflettere su un aspetto che spesso i movimenti di lotta progressisti, dei quali certamente Medicina Democratica è un parte importante, combattente direi, spesso assumono questa posizione di ritenere che le sconfitte sono generate da errori nostri, errori propri. Ora, io direi, ci rendiamo conto, nel caso della sanità, di quale virulenta, fortissimo attacco si è subito, tutte le popolazioni del mondo, potremmo dire, hanno subito dal grande capitale finanziario, farmaceutico, ospedaliero, delle lobby dei medici, che hanno scatenato, appunto, come ho detto, un attacco pazzesco, anche piegando i governi, i parlamenti ai loro diktat. Ora, questo lo dico così, tanto per, non dico per consolarci, ma perché noi dobbiamo renderci conto che, adesso lo dico in modo generico, il fronte progressista è debole, debolissimo rispetto alla potenza di fuoco di questa mostruosa macchina da guerra che è la Big Pharma, il grande establishment, il grande capitale. Ora, questo concludo dicendo, lo dico perché noi abbiamo bisogno di arruolare, ora forse il termine non è proprio bello, ma dobbiamo convincere migliaia, centinaia di migliaia di persone a scendere con noi in lotta per cambiare le cose, perché se restiamo solo un gruppo di attivisti è chiaro che non è che potremo ottenere molto, perché il nostro nemico è mostruoso. Saluti, arrivederci. Grazie. Sono d'accordo con l'ultimo intervento. Mi sentite? Sì, io mi chiamo Franco. Sì, in realtà se si applica, la categoria del tradimento, chi è che è venuto meno, eccetera, non ne usciamo, a parte che non è vera, no? Perché mo ci vuole, purtroppo, rispetto a certe evenienze, ci sono varie modalità di affrontarle, alcuni cedimenti ci sono stati sicuramente, no? Lo vediamo, l'ultima storia è il welfare aziendale. Il discorso è questo, che in questo periodo di crisi profonda che ha investito il capitale, in qualche modo noi potremmo inserirci nella sua crisi per ribaltare la situazione, anche se loro sono molto più furbi, sono molto più veloci di noi. Già stanno le loro proposte, no? Quelli degli ospedali da campo, le navi per, no, che costano 1 milione di euro al giorno, ancorate nei porti di Genova, Macerata, eccetera, Ancona. Sono queste le loro soluzioni facili che peggiorano ancora di più la situazione. No? Il fatto che
l'IOPS è riuscita a far pagare i posti letto non occupati. No, questo è come se in una situazione di drammatica crisi sociale gli unici che hanno la sovvenzione diretta dello Stato sono questi qua, che in realtà già hanno lucrato abbastanza sulla salute, non dovrebbero proprio parlare. E quindi voglio dire, noi dobbiamo in qualche modo però intervenire in questa maniera, come dire, dare un taglio pure, non voglio dire politico, ma la convinzione che dobbiamo proporre una nuova socialità, una socialità più allargata, perché questa è l'unica soluzione, l'unica salvezza non solo della sanità, ma dell'Italia. In questa situazione l'Italia rischia tantissimo. La crisi sociale rischia di essere più drammatica nelle aree più povere del paese, peggio della crisi epidemica della malattia, come ha detto Portaluri, perché qui gli equilibri sono molto più precari, quindi potremmo avere degli scoppi, gli scontri sociali molto violenti. Questo è una cosa che la si legge nel quotidiano, questo è il discorso. Quindi abbiamo un ruolo anche rispetto a queste situazioni. Ho finito. Grazie Paolo. Ok. Posso fare un commento rapido? Prego. Sapete che... Penso. Sì, ciao. Il linguaggio è... I bambini. Il linguaggio, sapete quanto sia importante, soprattutto per le attività legate alla salute e alla sanità. E si è discusso molto in tutte queste settimane sui termini bellici, no? Sulla guerra, eccetera. Io ripudio, cioè non mi piacciono i termini bellici, però va considerato che il linguaggio che viene usato, diciamo, da chi sta dall'altra parte è un linguaggio bellico ed è accompagnato da propaganda. E quindi, diciamo, non il nostro atteggiamento, ma il loro atteggiamento è un atteggiamento bellico. E sarà bene rendersene conto. Io propongo, l'ho già detto, di riprendere il motto basaliano di crimine di pace. Rispetto a moltissime delle vicende che stiamo vedendo, credo che si possa benissimo adottare di nuovo questa definizione. Molti di quelli che abbiamo visto sono crimini di pace, così come erano crimini di pace i manicomi e come fu definito crimine di pace l'esplosione di Seveso e tante altre. Ci tengo perché noi rischiamo di essere, come si diceva prima, anche riguardo alla sconfitta o al fatto che abbiamo di fronte un nemico estremamente potente, di rifiutare per noi il linguaggio bellico, ma riconoscerlo dall'altra parte, insieme con la propaganda. Questo ci aiuterebbe molto a capire anche quali tipo di interlocutori abbiamo davanti. Grazie. Grazie Enzo, da Torino. Bene, mi sembra che abbiamo fatto un percorso non da poco e che lo dobbiamo evidentemente continuare. Quindi io raccoglierei le cose che sono state dette e le trasferirei, con la vostra presenza ovviamente, alle prossime riunioni nei prossimi giorni, proprio con questo intendimento, sapendo che chi è il nemico, come diceva prima, come si chiama? L'Alzheimer incombe. No, vabbè, sapendo che il nemico che abbiamo di fronte è piuttosto agguerrito, e penso che quando le cose che abbiamo posto, ma che hanno posto anche quelli del Comitato Rodotà, e già le spiegazioni che sono state date, per esempio la domanda che faceva Maurizio Portaluri sulla questione com'è la Lombardia si trova in questa situazione, ci abbiamo già delle risposte, anche se magari non sono del tutto completamente sul piano scientifico, ma queste risposte ci portano a
intervenire in modo pesante sul piano politico. Noi abbiamo chiesto anche il commissariamento della Regione Lombardia, ma ho visto che il governo fa finta di niente, mentre invece il Tribunale è intervenuto e ha messo in crisi la più grande struttura italiana di persone anziane malate croniche, più grande RSA, e è andato anche a rompere le scatole in regione e quindi ha messo sotto accusa pure la regione. Questo vuol dire che evidentemente sta montando qualcosa nel nostro paese e questo noi lo dobbiamo accentuare anche con una maggiore relazione, appunto, senza pensare che ci sia qualcuno che voglia fare il capo, e soprattutto una un'organizzazione di lotta. Fra parentesi, credo che dovremmo dedicare un incontro apposito sulla questione dell'RSA, sia per quello che veniva detto da Angelo Barbato e dagli altri che sono intervenuti, ma sia soprattutto per dire cosa facciamo di fronte a queste questioni. Va bene, allora ringraziamo tutti e ci sentiamo alla prossima occasione. Se qualcuno vuole mandare degli interventi scritti, va benissimo, noi li mettiamo assolutamente sul sito, che siano a disposizione di tutti. Grazie e a risentirci. Ciao. Grazie, ciao. 3 ore abbiamo. Ciao a tutti. Buon 25 aprile. Buona festa della liberazione. Altrettanto. Ciao. Buona festa a tutti. Grazie. Ciao. 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 Ciao.